Buonasera, buonasera a tutti, signori. Mi sta prendendo un certo mal di testa. Sarà oggi ho sudato come un porco quella conferenza stampa ignobile. Poi mi è venuto sto brufolo enorme che mi sta dando un fastidio non indifferente. Buonasera, buonasera a tutti. C'era già Fra in attesa. Ciao, come state? Allora, tanto per iniziare, vi metto subito il link di invito. Scusate. Vi metto subito il link d'invito. Chi vuole stasera entra e spara feci, sentenze. Fatemi vedere se riesco a mettere WhatsApp web, che devo mandare anche il link in un altro posto. Chi vuole entra, spara sentenze. Stasera live totale, live di calcio. Liverani molto probabilmente sarà il nuovo allenatore del Cagliari, sarà il nuovo allenatore del Cagliari. Tra l'altro, ma è possibile che tra tutti i miei followers nessuno ha dei contatti interni della società, così riusciamo ad avere delle notizie un po' anticipatamente, come l'andazzo delle cose? Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera Nico, come stai? Buonasera, buonasera Alberto, bravo. Buonasera ragazzi, fuori piove, spero si senta bene, spero che la connessione sia buona e non sia tra le peggiori. Ho un mal di testa che mi sta affliggendo. Intanto qui metto, se adesso riesco a trovare un mouse in questa camera, se riesco, sottile là, vabbè, grazie al cazzo, sottile dell'Ascoli. Oh, guardate, c'è Alberto, adesso lo mettiamo dentro. Adesso lo prendiamo dentro d'Alberto. Lo prendiamo dentro d'Alberto. Io qua mi metto un attimo, voglio vedere se c'è qualcosa da leggere, qualche novità, qualche roba da pagliacci. Alberto, Buonasera, ciao a sì, piove, tutti, Luca. Come come va stiamo? Matt? Sto a posto, un po' stanchino, ma Io mal ci di testa, siamo, oggi ci siamo. quella. Oggi quello schifo di conferenza stampa mi ha distrutto. Mi ha distrutto, senti. A me mi ha Di tu, calmato, spara tu. Prego. a me mi ha calmato. Ti ha calmato? Mi ha calmato, sì. Ragazzi, facciamo come il Parma quest'anno. Arriviamo tredicesimi, dodicesimi e via. 3-4 anni Allora, in B. io qua vedo un ragazzo che ha un bel nick, scusate, devo togliere il commento fissato così lo leggete. Donate così ci Bella. compriamo il Cagliari. Ciao, caro. Ciao Mati. Ciao Prego. Mati. Sto Buonasera. salutando. Buonasera. Buonasera. Mi è piaciuta questa intervista di Capozzucca dove siamo stati smerdati anche oggi? E certo che ci è piaciuta. A te è piaciuta? Attivati la Certo. cam. No, che sono messo male, no, no. Ma come sei messo male? Ma scusami, Sono ma non peggio mi di vedi in che Capozzucca, condizioni cioè i sono? parrucchieri Io di. ogni giorno vi porto dei contenuti importantissimi e tu non hai neanche il tempo per metterti la cam. No, è colpa dei parrucchieri che non mi hanno tagliato i capelli. E Ma questa come era non ti. la Vabbè, tua mettiti causa? un cappello. Ma è anche Mettiti un una tua cappello. causa, Matt. Hai fatto 3 settimane rompendo i coglioni per i capelli. Certo, devono fallire tutti. Però ho cambiato parrucchiere, questa volta mi è piaciuto, mi è riuscito a fare un taglio Parrucchieri di meno. merda, non sanno tagliare dei capelli. Bravo, bravo. Allora, dai, Ma quando ce la sparaci un po'. compriamo questo 10% del Cagliari Calcio? Questa è la domanda che No, volevo fare. me lo compro io solo se mi donate e lo comprerò e così vado anch'io alle conferenze, ok? Come massimo rappresentante dei Solo tu, soci. casomai. Ma perché secondo te se uno si compra il 49% del Cagliari lo fanno partecipare alle conferenze? Ma quando mai? Dici di no, ma secondo me Ma sì, dai. quando Infatti mai? Ma quando mai? Dai. ce lo prenderemo tutto. Meglio di no, No, tra ragazzi, l'altro, dovete investimento. allora, Liverani è ufficiale o è solo propaganda a caso? No, non è che Liverani è ufficiale, ragazzi, è che io mi Io danno delle informazioni e io cioè faccio 2 più 2, nel senso,
se ieri c'era l'incontro Capozzuca Liverani e se oggi è lunedì e se oggi pomeriggio Capozzuca se ne esce con per mercoledì ci sarà l'ufficialità dell'allenatore, cioè se unite un attimo i pezzi, non so, Alberto, dici tu cosa ne pensi, Liverani? Allora, Liverani come Inzaghi e come Andreazzoli non viene, secondo me. Finché non, Dici che cioè, non viene neanche perché, lui? ma se non danno uno straccio di mercato, di prospetto di mercato, secondo me Vero, anche uno quello. come Liverani non viene, soprattutto dopo che ha fatto delle esperienze brutte come il Parma, come l'ultimo Benevento, cioè comunque lui quando è salito il Benevento c'aveva la padula, c'aveva gente che c'aveva Insigne, quello Ma lui era salito col forte, Insigne Benevento? quello forte. Sì, Sì, era bravo. salito col Benevento. Ah, ok, è salito lui. Quindi c'ha una promozione sulle spalle, Sì, quantomeno. però negli ultimi anni male, male, male. Liverani è rimasto un anno fermo, se non erro. Aspettate che metto il link. È rimasto, se non erro, un anno fermo dopo Parma, circa un anno, Sì. e non ha avuto delle buone esperienze ultimamente, quindi non so se questo Verissimo. sia un pro per Verissimo. venire da noi e Allora, provare a no, riscattarsi. devo solo dire una cosa, perché oggi c'era un, come dice Fabio Bergoni, bagliazzo, bagliazzo sotto la live del Cagliari, ok, dove per fare un po' i cazzoni, i cacciaroni, sparavamo commenti, tra l'altro è stato bellissimo perché veramente a un certo punto c'era questa chat della streaming devastata che lì ci voleva un C'era moderatore rispetto per dentro. chiunque, ho Era visto un rispetto per rispetto per chiunque, te, io ho visto. tranne che per loro. E qualche buffone si è permesso di scrivere: ah, adesso questo lo youtuber che scrive qua per avere due follower in più dalla live del Cagliari. Ma allora io avessi voluto Ma avere si riferiva a qualche follower in più, Miro. eh? Si riferiva a Miro. No, no, Quel no, 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 scusa, no, bagnazzo. no, no, perché io poi gli ho No, risposto ma nel merito, buttiamolo non è che si che riferiva a faccio Miro. finta di niente. Intanto, Eccomi, buonasera ragazzi. Ciao benvenuto. a Avanti, tutti. una Benvenuto. domanda. Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Ok, Una ciao a domanda, tutti. ma ti gasa De Jong capitano? Cosa succede? Assolutamente no. Io voglio Giorgio. Infatti, ah, aspettate, vi faccio vedere io il nome che ho oggi per questa live. Date la fascia a Lascia Giorgio. Giorgio. Giusto, allora, Nijolas, Ah, come ti ma chiami? Capozzuca che ha detto Nijolas? la colpa è dei tifosi che siamo retrocessi? Calma. No, io sono Nicolas, ciao a tutti. Nicolas, vai, Nicolas, presentati. Nicolas, Nicolas. Ma che dire, nato a Cagliari, cresciuto a Cagliari, però da un bel po' ormai vivo in Lombardia per lavoro. Che dire, non lo Bravo. so, Cosa volevo. fai nella vita in Lombardia? Lavoro per una compagnia aerea. Io volevo fare il pilota d'aerei, poi è stato un sogno finito sul nascere quando ho capito che servivano troppi soldi per i patentini, per le cose. Servono più o meno 150.000 euro. Esatto, sì, delle Io ho cose fatto bastardi, non l'assistente. donate abbastanza. Io ho fatto l'assistente di volo 11 anni, Allora. quindi con i piloti ho avuto tanto a che fare. Allora, che dire, ragazzi? Io sono rimasto. Giudicare questa conferenza stampa, che secondo me era meglio non fare. Cioè, era meglio non fare una conferenza Devi. stampa del genere. Per presentarsi così, io la definirei disastrosa, ma a 360 gradi. Perché io mi sono segnato due cose perché non l'ho mai fatto, ma io mentre li sentivo parlare, c'è stata la conferma che hanno finito come hanno iniziato. Peggio che mai, peggio che mai. Non lo so, vogliamo iniziare a parlare con Capozzuca che era invidioso della campagna acquisti del 2020 quando è andato via, ma è il modo di iniziare una conferenza stampa. Ma poi, ma almeno vantati che Assolutamente. tu vantati con un quarto dei soldi hai fatto un undicesimo posto. Invece questi con magari molto più budget hanno fatto schifo. Poi ci prendiamo le nostre responsabilità, ha detto. Ma se si prendono le loro responsabilità, quei due erano già dimessi 2 settimane fa. Ma Bravo, ma infatti, infatti ha detto bravissimo, sono io bravissimo. l'unico responsabile. Ma Allora, ma come fai a dimettiti, non dimetterti ma a retrocesso con me 30 punti? sembrava. Vergogna. A me sembrava boh, un talk show di politici che parlavano in politichese, Ciao che Pietro. aggiravano le domande e poi
lasciamo perdere il tipo di domande politically correct dei nostri giornalisti che mai mettono in difficoltà queste persone. Sono il Gaser che ha fatto due guerre. Bravo, quello, che vergogna, ma vengo in guerra con te, secondo voi a cosa si riferiva? Ma infatti, La B sarà una guerra, al fatto che fra poco entriamo in guerra contro la Russia, che cazzo riferiva? Non lo so, era inverosimile, veramente inverosimile. Ma poi ragazzi, il punto di partenza è, non si può andare a parlare con il pubblico con l'idea parliamo solo del passato. Sì, bravo. Lui è esordito con... A noi il futuro non ci tocca. Cos'è che ha detto anche, no, me lo sono segnato, guarda, ha detto questa non è una conferenza sul futuro, A parte che anche quanto guardi al passato è sempre per il futuro. Cioè, ma che cazzo vuol dire? Ma impara dal passato magari per il futuro, certo. No? Quello sarà veramente... un grande errore. Ma a me sembravano dei politici più che dirigenti di una società di calcio. Passetti sì, Madonna. Sì, no, ma poi c'è, io trovo, ragazzi, una grandissima contraddizione su tutte le cose. Intanto qua fuori sta diluviando, spero non mi esploda la casa. Passetti che tolte le uscite proprio fuori luogo, portiamo i bambini a scuola assieme, ci rendiamo conto, ma c'è delle cose proprio sorvolabili. Sì, no senso. Del cosa andiamo in guerra. Io non l'avevo mai sentito parlare, per fortuna, ma è una delle persone più sconnesse che io abbia conosciuto all'interno dell'ambiente Cagliari. Ma poi quando dice, siamo qui per l'unione di intenti. Ma cazzo, manca la figura principale, ma come fai ad uscirtene con un'affermazione del genere? Ma poi stai buttando fuori metà dello spogliatoio, anche di più, com'è possibile? No, è tre quarti, anche su questo, adesso a giro mi dite i 5-6 che rimangono, perché attenzione, perché è vero che sono tutti dei vermi, però 5-6 rimangono vuol dire che hai una rosa da rifare, e per rifarla con fondi ignoti, non si sa quali saranno i fondi effettivamente, cioè, quindi attenzione a come si rifà questa rosa, sottovalutare la Serie B, perché io ho già iniziato a leggere commenti, ma la Serie B è facile, la Serie B è fatta di scarponi. Intanto saluto il buon Pietro, che oggi ha un nome importante, hai spoilerato un nostro acquisto. Questa è una fontatina che voi appena la sentite vi andate a guardare il video delle skill e vi cagate la mutanda, rispetto per Giorgio Aldare, rispetto che cazzo era lo Sparta Rotterdam, tipo Sparta Rotterdam, rispetto per lo Sparta Rotterdam, che rispetto per Cherry, bravo, che vergogna di merda, è veramente, scusate, quest'anno di testa non ne abbiamo fatto uno. Sentenze lampo del ragazzo DDR, ti amo, spara sta videocamera. Buongiorno, buonasera, ci sei? Facci un cenno. Sì, ci sono. Non fascista. Ci sono. Attiva la telecamera. Non puedo. Come non puoi? Ma come? Allora, no. Mettete il faccione, sparate sentenze mettendoci il faccione, Giulini, vattene via. Mettiamoci la faccia, come diceva il movimento pentastellato. No, anche perché qua ognuno vuole sparare sentenze. Io sono contentissimo di sparare sentenze con voi, cioè ognuno si prende la propria responsabilità. Allora, a partire, Albertone, per te quali sono i giocatori che rimangono? Allora, io dalla tua lista tolgo Aresti, secondo me. Perché gli scade il contratto fra poco meno di un anno, se non erro. Secondo me fanno qualche rescissione consensuale, eccetera, eccetera, e lo mandano via. Spero Boris, Giorgione, Carboni, Zappa, io non credo riescano a mandarlo da nessuna parte, sinceramente, cazzo, gli hanno fatto la più... Ma Nicola, anche perché gli hanno fatto la più brutta pubblicità dell'universo. Bastarda! Non in Serie A, magari in Serie B. No, in Serie B, ragazzi, secondo me, è tanta roba, ragazzi. In Serie A non gliela faceva. Secondo me ha dei grossissimi limiti difensivi, però in Serie B, io lo dico e quello dico e quello nego, per me spacca tutto. Cioè, secondo me in Serie B può fare molto bene. D'accordo.
Allora, cazzo, Rogue sarebbe interessante perché quella cosa del messaggio... No, ma allora io vi faccio una... Ci sta molto e poi noi l'abbiamo incontrato là, quella volta, allo stadio. A me sembra uno che veramente è uscito tipo da un posto in cui ci avevano l'Eternit sopra la testa e non gli mancava l'acqua calda, e il fatto che gli abbiano dato lo stipendio per 2 anni a gratis. Bravo. Cazzo, infatti, dai, almeno un anno fa tiro di bici. Nicolas, ti faccio una domanda di morale, visto che ti vedo come uomo profondo. Ma allora, non lo so, allora tu per 2-3 anni, per qualsiasi motivo, non riesci a lavorare e diventi invalido per 2-3 anni. Per 2-3 anni la tua società, cioè la tua società che fa Reo Mobile, non so adesso nello specifico di che cosa ti occupi nel settore, ma ti continua a pagare, ti continua a dare lo stipendio normalmente. Dopo 3 anni ti arriva un'offerta da un'altra... Chiaramente si parla di altre cifre, siamo in un altro mondo che non è paragonabile, però cazzo, a livello umano io mi sentirei una merda ad andarmene. Cioè, io l'ho detto, io mi dispiace, Rogue gli voglio bene, ma se ne dovesse andare io la prenderei come un tradimento sul personale, perché 2 anni in cui non ha toccato campo praticamente e 2 anni in cui comunque lo stipendio se l'è preso, il nostro affetto se l'è sempre preso e l'ha sempre ricevuto. Se ne dovesse andare adesso, per me è un giocatore che non era neanche da bassa Serie A, ma da alta Serie A, ma se ne dovesse andare adesso, per me sarebbe un tradimento. Nicolas, tu cosa ne pensi? Io penso che purtroppo nel 2022 l'umanità nel calcio è pari a zero. Purtroppo ho smesso di essere illuso su questo aspetto. Io vorrei che lui rimanesse, perché, cazzo, Rogue in Serie B, porca miseria. Sono d'accordo su quello che dici tu, che un grazie lui dovrebbe darlo al Cagliari rimanendo un altro anno. Certo. Però non ti nascondo che Cagliari puzza magari. Non so quanta gente vuole rimanere a Cagliari. Se gli arrivasse una possibilità concreta, magari un Monza, cosa ti dico? Un Monza, con soldi dietro. Tanto entusiasmo, io non lo so se lui rimane. Però so vi faccio questa considerazione, cioè siccome vengono epurati tutti, e tra quelli che abbiamo citato Rogue sarebbe il più anziano e il più esperto, cioè là ti stai prendendo la squadra, cioè stai diventando senatore e capo della squadra o dello spogliatoio senza fare un cazzo di niente, praticamente. E se risali in Serie A, comunque c'hai un'importanza molto diversa da quello che c'avevi prima. Siccome può essere un'occasione pure per uno come cioè lui la può anche vedere come un'occasione per alimentare la sua ambizione, diventare subito la star della squadra e poi, se si risale in A, essere la star di una squadra in A. Ma non solo il più esperto, ma anche il più forte. Cioè, perché sì, potenzialmente sì. Rogue è il più forte. Cioè, parliamoci chiaro. Qua devo rispondere, ma invece no, perché su De Jola, che De Jola ti... A parte che, scusatemi, anche sta cosa del messaggio. Cioè, io non ho capito nello specifico cosa gli hanno scritto sti giocatori, nel senso che prossimo anno sono di sicuro a Cagliari. Ma uno dopo che è retrocesso, ma che cazzo ti deve scrivere? Ma non ho capito cosa gli dovessero scrivere. No, credo che gli abbiano scritto tipo, Capozzù, tranquillo, io rimango l'anno prossimo. Sarà stato un messaggio di questo tipo, ma da De Jola io penso se lo potesse aspettare, quindi io lo escluderei da questo messaggio da cui è stupito. Io penso i giocatori... tra i più forti, uno che gli ha detto uno di questa o Gaston, questa guarda, cosa. L'altro potrebbe essere Gaston, ma io Gaston lo invito ad andarsene, ma per lui, perché veramente è un insulto che rimanga. Ma infatti, cioè, la cosa che ho pensato io sarebbe non stupito dal punto di vista grande giocatore, ma un giocatore a cui gli abbiamo dato merda che vuole rimanere, capito? Come Gaston. Esatto. Bocca al lupo a Filippo per l'esame, bravo. Okay. Ecco, riguardo invece Liverani, cosa ne pensate? Secondo voi, secondo me, sarà lui. Io la sparo perché, cioè, voglio dire, stessa cosa che dicevo prima, oggi, lunedì, si parla di mercoledì, ci sarà una conferenza per annunciare l'allenatore in modo definitivo. In 2 giorni, o Capozzucca ha avuto la genialata dell'ultimo secondo, oppure io non...
penso sia... Faccio una rettifica, non era col Benevento, era col Lecce, ragazzi, hanno i colori uguali, porco due, sì, squadre no, vabbè, che si mettono in... Dietro! Per te sarà Liberani? Ma non me ne frega un cazzo di chi sarà. La cosa è questa, puoi anche metterci Guardiola, ma se fai un mercato col culo come hai fatto l'anno scorso, in C ci scendi, cioè... Non è come quest'anno che vai a Venezia e il Venezia ti implora di segnare praticamente. Quest'anno il Sud Tirol viene dal nord, in Sardegna, con sangue agli occhi, viene per farti le 5-6. Quindi... Pietro nostrissimo. Grazie, grazie. Bravo. E comunque ve la sparo di io, sto ancora aspettando, e a maggior ragione dopo la conferenza di oggi, che Mazzarri risponda alle provocazioni della dirigenza dicendo che se non è riuscito a far salvare il Cagliari era perché ha accompagnato i bambini a scuola ed era triste quando li ha mollati lì. Comunque io vorrei dire i miei 5-6 che rimangono, però vai, secondo me rimane Zappa, Cepitelli, Altare, Rog, Cepitelli Pereiro, è già sicuro e che non Pavoletti. L'hai subito beccato. Sei una sentenza in pratica, sei una botte di ferro con due grossi buchi. Perché cosa c'è che non andrebbe? Però no, Cepitelli è già sicuro che non rimane. L'hanno proprio tagliato fuori. Secondo me Cepitelli per amore, cioè alla fine forse... Ma lui rimarrebbe, l'hanno tagliato fuori. Sì, lo sì, so. Sì. Almeno però secondo me per capito. Amore anche per lui, che è amore per i tifosi. Dice che torna come allenatore il ceppo, si fa il patentino e torna come allenatore. Ovviamente. Come ha fatto dell'Under 14, speriamo. Come ha fatto Jurgen Klopp con lo Stoccarda. Però secondo me uno come Cepitelli sarebbe importantissimo per l'ambiente, perché comunque uno che va allo stadio ogni domenica e si trova Cepitelli che parla sempre con i tifosi, per me sarebbe sabato. Un punto di riferimento. Ma nonostante l'abbiano tagliato fuori, magari tu puoi intendere anche questo, nel senso magari Sclera, che l'hanno mandato via, e si incatena all'Unipoldomus e non certo. Va in nessuna squadra, si mette negli scantinati del Santeria, si incatena e dice datemi un contratto o io muoio di fame. Certo. No, tra l'altro vabbè, dai, adesso diciamolo, tanto voglio dire, che cazzo ce ne frega. Io ho avuto uno scambio di messaggi con Cepitelli e nel suo messaggio, che non era un messaggio monosillabico, si capiva in modo pesante ed evidente che lo spogliatoio era completamente spaccato e che è stato messo da parte. Però cioè, vi dico questo, poi nel senso conferma una realtà che tutti in uno pensavamo. Spogliatoio spaccato, cioè in uno spogliatoio spaccato, metti che ci sta lo spogliatoio, parte Cepitelli, ci butto dentro Pavoletti e l'altra parte che cazzo ne so, Nandez, Bellanova, dico una puttanata. A ma parlare poi, di quella cucurra di Pavoletti che sul video aveva detto che ci salvavamo. Vabbè, cioè, ma puoi non prendere le parti di Cepitelli come società? C'è uno che è là da millenni, che c'ha casa qua da anni, che l'unica cosa che gli interessa è il Cagliari. Io, Pedro. Gio Pedro secondo me è uno che invece ha spaccato proprio lo spogliatoio. No, ecco, secondo no, me lo sai come... A Nicolas, perché degli altri io conosco l'opinione. Gio Pedro, ti piace sì o no? E anche su Cepitelli, dai. Allora, Lucone Nazionale, grazie per questi 8 anni, però credo che sia il momento di dirsi addio. Io sono d'accordo. Grazie, io grazie, allora, grazie, io grazie. Ero d'accordo per la dal serie. Dal Bari è venuto serie, da noi... professionista fino all'ultimo, purtroppo gli infortuni non l'hanno fatto giocare tanto, magari poteva dare qualcosa di più, però quando è stato chiamato in causa lui c'era sempre, partite buone, partite medie, qualche errore, però in compenso grazie, però credo per il bene di tutti e due, per il bene di sia del Cagliari che di Luca, ma soprattutto è il tempo di dirsi addio. Poi invece per i Fantastici 5, ma su quelli che avete detto voi non c'è niente di diverso. Se invece vi posso dire una cosa per quanto riguarda l'allenatore, io ho parlato con Walter Zenga 5 giorni fa, perché al lavoro... Davvero? Sì. Perché nostrissimo Walter!
L'ho incontrato che andava a Dubai, volava con la nostra compagnia. Che grande! E quindi l'ho fermato. L'ho fermato subito. E io non volevo chiedergli dell'allenatore, chi sarebbe stato l'allenatore o quant'altro. Io gli ho solo fatto i complimenti per essere stato un uomo a Cagliari. Uno dei pochi uomini. Poi le competenze, bravo, non bravo. È stato un uomo. A Cagliari, uno dei pochi che sono arrivati. Io gli ho fatto questo complimento. Gli ho detto, sappi che la tifoseria, la città di Cagliari, l'apprezza tanto. E quando siamo scesi in Serie B qualche giorno fa, il suo nome era uno dei più invocati. E lui, la sua risposta, lui mi ha detto, però ragazzi sono 5 giorni fa, lui mi ha detto, io mi sono anche proposto al Cagliari, prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, lui mi ha detto, mi sono anche proposto al Cagliari, ma mi hanno preferito Iachini. Questo è stato quello che mi ha detto 5 giorni fa, che poi in cinque giorni magari le cose sono cambiate, su Iachini e magari si è passato ad altri profili, non mi meraviglio perché io ho visto una confusione totale oggi. Hanno detto che serve uno giusto. Cosa vuol dire uno giusto? Cioè, vuol dire uno giusto? Guerriero, uno giusto è uno che si mette in testa e deve arrivare qua, che è già retrocesso. Ma che mentalità è? Cioè, tu fai la confusione. Cioè, le cose sono due. Giusto significa o prima fai la squadra e trovi quello giusto, o ti becchi uno che vuoi te e gli fai la squadra di conseguenza. Cioè, come puoi pretendere di trovare quello giusto se la squadra non ce l'hai? Il problema giusto è che cosa? Oppure trovi quello giusto per retrocedere. C'è da capire se vogliono trovare quello giusto per la squadra o la squadra per quello giusto. No, ma il fatto è che vogliono quello giusto per la società. Il problema è quello, vogliono quello giusto che faccia pippa e stia zitto. Stia zitto e non dica, non metta bocca sulle scelte della società. È uno forte, questa cosa non la fa. Bravo, in questo magari Liverani, io non lo conosco bene Liverani, l'ho visto qualche partita sua quando è allenato in Serie A, non mi ricordo quale squadra, davvero, non mi sono interessato più di tanto a lui, però il fatto che non mi abbia colpito, che non abbia avuto l'interesse di vedere cosa faceva, me lo fa vedere come un normal man, come uno che magari ringrazia il Cagliari per l'opportunità e viene a fare la sua stagione. Intanto voglio salutare il ragazzo che è entrato adesso, che era venuto a vedere Torino-Cagliari, una delle ultime vittorie. Bellissima, sotto con la curva sotto con Deiola che fomentava tutta la curva. Ecco, allora, no, a te faccio questa domanda allora, visto che abbiamo parlato di Deiola, Deiola capitano, sì, no, e in alternativa a chi daresti la fascia? E ti faccio leggere il tuo nome. Ti dico no, per quanto abbia poi l'attaccamento alla maglia Deiola, perché è sardo, però non è il profilo giusto, cioè non è una persona a cui darei la fascia da capitano, anche perché tecnicamente... Oltre che sia tecnicamente, magari poi a livello di leadership è quello che trascina di più la squadra, ma secondo me per quello che ha fatto quest'anno la darei ad Altare. La darei ad Altare dal nickname, vero? No. Ma per la sequela di prestazioni che ha fatto, il carattere che ci ha messo, la voglia, cioè è un ragazzo che fino all'anno scorso giocava in C con l'Olbia e 2 anni fa con l'Olbia ha giocato i play-out. Ma perché Liverani ha allenato il Genoa? Mi sono perso qualcosa? Liverani ha allenato il Parma e il Lecce. Tutte e due sono retrocesse lo stesso anno che ha allenato. Adesso vi faccio il fact-checking. Ha fatto, ma non da giocatore, porco. No, ma allora io il discorso Parma, Lecce, Ternana, Genoa. Anche diciamo Genoa? Se sì. Posso ti rispondo su Joao Pedro che mi avevi chiesto. Sì, ecco, bravo, che prima infatti avevi sviato la domanda, non volevi rispondere. No, volevo rispondere, ma poi come capo zucca oggi dal ospite e giustamente hai dato la parola a lui, giustamente. Joao Pedro, grazie anche a lui per questi 8 anni, secondo me ha condizionato tantissimo il nostro attacco, ha condizionato il nostro modo di attaccare negli ultimi anni, io lo vedo più come una spalla che si esalta con un altro attaccante su cui sono riversate molte più responsabilità, perché quando gli abbiamo riversato tutte le responsabilità, il peso dell'attacco, questo giocatore si è perso.
questo giocatore, in più la fascia da capitano, che per me non era adatta alla persona. Questo giocatore si è perso, ma perché anche lui c'ha, anche lui, per l'amore del Cagliari, si è voluto, si è addossato questa responsabilità, anche perché si è accorto anche lui che o lo faceva lui o chi lo faceva in attacco. Sì, sì, no, vero, però il suo modo di giocare, il suo modo di muoversi, secondo me, ha condizionato tanto il modo di attaccare del Cagliari, che puntava tutto su di lui e non riusciva a, invece a trovare una coesione con magari tre punte o due alla PES, due CL, un CLD CLS è una punta, è una punta sì, centrale. No, ma tra l'altro, io sono d'accordissimo No, sono d'accordissimo appunto su questo, anche con un ragazzo che diceva è l'Icardi del Cagliari. Cioè, quel giocatore che dici, sì, gli devi fare, gli devi fare dei pomponi, dei pompinazzi allucinanti perché ha fatto tutti quei gol, secondo marcatore della storia. Sì, ok, ma dove finisce la sua utilità e dove inizia la sua inutilità? Anzi, e... quando... è il Riccardo Rosario del Cagliari. Sono ragazzi, tornato. No, io chiedo, ma in quanti conoscete lì? Io pensavo non lo conoscesse nessuno. No, io lo conosco, ho seguito tutta la storia, è bellissima, è la cosa più bella che abbia mai visto. Adesso sta continuando la saga ed è un qualcosa di devastante, vuole denunciare tutti, mi voglio far denunciare. Riccardo, per favore denunciami, così divento famoso. Io frequento quel postaccio Viola, quell'altro posto dove si fanno le live, lo frequento tanto. Diciamolo, diciamolo pure, perché io su voglio Twitch, essere su Twitch, su Twitch, demonetizzato. Twitch. Ma che poi è falsa questa cosa, raga, ma e secondo quindi... voi... No, no, si può dire tranquillamente. Sì. Vabbè, è una storia che su Twitch in Italia almeno la conoscono tutti. Però mi sono dimenticato cosa... Ah, volevo dire una cosa. Ecco, quando Keita è arrivato, le prime partite, che era spensierato, non c'era ancora questa pressione... Io in Keita e João Pedro ho visto una coppia che poteva funzionare. Ho visto all'inizio una coppia che poteva funzionare. Ma con un allenatore che però ti sa gestire un modulo senza prima punta. Sì. Cioè ti devi inventare un modulo col falso 9. Perché? Ma che poi Keita non era... esterno. Vai, vai. È stato esterno. Sì, però lo sai che il Cagliari... Ma perché João Pedro cos'è stato? Cos'è stato João Pedro? Prima di no, ma João Pedro poteva fare anche portiere, cioè João Pedro non sapevano dove metterlo in campo a un certo punto, volevano far fare pure il portiere. João Pedro il primo anno con Germán giocava a mezz'ala. Ragazzi, siamo passati dal 2016 che João Pedro era una pippa assurda a fargli pompini perché faceva fatto due stagioni che ha fatto 20 gol. Ragazzi, io devo salutarvi. E togliamo i rigori, però. A tutti. Ciao Albertone. Ciao. Voglio salutare in particolare Marco Carboni che ci gasa sempre. Sempre, gaser del canale. Marco. Rispetto per Marco Carboni. Io dico rispetto per Marco Carboni che me l'hanno fatto incazzare oggi con questa conferenza. Vero, mi incazzo bravissimo. Se si incazza Marco. Ciao a tutti, ragazzi. Un bacione. Ciao. Allora io vi chiedo una cosa. Su questo commento, e intanto visto che si è liberato un posto, rimetto il link in chat. Chi vuole può entrare, sparare sentenze su quel che preferisce. Allora, Bellanova, 20 milioni. Adesso girano cifre 8-10 milioni, e forse ci danno un prestito. Non ho capito per quale motivo noi dovremmo abbassare il prezzo. Cosa ne pensate? Chi vuole iniziare, vada. Per me, Bellanova, che secondo me si doveva fare un anno in Serie B per farsi le ossa. No, non usiamo questa espressione farsi le ossa perché sono da Bagliazzi. Non si fa le ossa un cazzo perché in Serie C dicono sempre ti fai le ossa e o hai la personalità di altare o ti cagano in testa. O ti spaccano le ossa in Serie C. Però secondo me così all'Inter è bruciato. Posso dire la verità, per quello che ha fatto può anche andarsene all'Inter e cadere malamente. No, scusa, ripetilo. No, nulla, per me se ne può andare, paradossalmente se ne può andare a fare in culo, dopo il post poi cancellato perché qualcuno gli avrà detto, ma sei scemo. E il video con ci vediamo presto. Ma è stato bellissimo. Ma siamo presi, allora ragazzi, noi siamo presi per il culo dal nostro direttore sportivo, dal presidente. Dal direttore lì, dal direttore. Ho ancora capito che figura sia. Direttore generale.
dai giocatori. Ma io, scusatemi, dico questo e poi vi rilascio la parola, ma cioè io me la prendo anche con Altare che ha messo il post oggi, infatti non gli ho lasciato nessun bel messaggio sotto, ma cioè perché nessuno ha usato la parola scusa? Scusa. Cristo santo, nessun giocatore ha detto scusa. Fatto un post con scusa. C'è l'unico che si è saputo scusare, ma sinceramente è stato Agostini subito, che era quello che aveva meno colpe di tutti. Questi è Capozzuca, sono... tirato merda oggi a manetta, però almeno ha chiesto scusa. Vabbè, ho capito, Capozzuca dopo due settimane. Sì, ma si trovava carognetta, Capozzuca. Sì, ma insomma, Capozzuca, vabbè, lasciamo perdere. Poi per quel che dopo, ha detto dopo... Dopo Giulini è il vice pagliaccio. Com'è? Vice pagliaccio, Capozzuca. Vero. Quando manca Giulini alle feste, chiamate lui, che tanto viene. Crasti il no, ma... Cioè, sì, ma ormai siamo diventati la barzelletta d'Italia, cioè veramente. Sì, ragazzi, ma questo è d'Europa. Non, io non vivo in Sardegna, vi posso dire che veramente, sì. Io parlavo con due colleghi, uno juventino, l'altro del Toro, ma cioè... Anch'io al lavoro sono esterrefatti. Dovuto affrontare delle figuracce brutte. Allora, Bellanova, sulla Gazzetta lo davano 8-10 milioni. Secondo me l'Inter si brucia, perché non puoi andare all'Inter a fare il vice di Dumfries, perché vieni scavalcato subito da Di Marco, cioè ti scavalca subito. O a meno che con una squadra migliore lui riesce a togliersi un po' di pressioni dalla testa, gioca spensierato e ci fa vedere quel poco che ha fatto vedere al Cagliari, perché comunque ci siamo un po' inflazionati le emozioni. Ha fatto un gol e due assist, poi sono 3-4 partite belle che ha fatto. Ha detto, bravissimo. Poi la qualità c'è, l'ha dimostrata, però su 38 partite, perché le ha giocate quasi tutte, una decina posso dire da Serie A. Quindi è una bella sfida per lui. Senti, il girone di ritorno di Bellanova, descrivi il girone di ritorno da marzo in poi di Bellanova, vogliamo da marzo definirlo? In poi, che è un ragazzo definirlo? È un ragazzo del 2000, io mi metto un secondo nei suoi panni, se prima giocavi nel Bordeaux e valevi 800.000 euro e ora sei titolare in Serie A, tutti parlano di te, senti la Juve, l'Inter, è un po' qualcosa al cervello, cioè la testa non ti gira come prima. Certe emozioni fanno spazio ad altro, magari in maniera subdola non te ne accorgi neanche, non lo so, secondo me ha sentito tanto la pressione, voleva anche lui dimostrare che le voci che giravano su di lui erano vere, solo che sì, non è mancata la testa al Cagliari, a parte tutto il resto, che potremmo stare qui a parlare fino a quando il Cagliari torna in Serie A, quindi... Quindi quanti decenni dobbiamo aspettare? Cosa? Quanti? Quanti decenni dobbiamo restare qui a parlare? Ragazzi, io la vedo male. Io ho 35 anni, tifo il Cagliari da quando ne ho uno. Io un Cagliari così non l'ho mai visto, soprattutto tutto quello che gira intorno al Cagliari non l'ho mai visto. C'è un circo devastante di malefatte, di cose fatte male, senza logica, mi passa la voglia, guarda, perché tutti noi secondo me abbiamo perso ore, incazzature a definire cosa è successo, quali sono state le cause, sì. Le sappiamo tutti, ormai continuare a dirci sta cosa ci girano solo di più coglioni. Però vorrei fare una domanda a Matti. Vada. Quanti primavera e quali vorresti in Serie A? Ecco, cioè, questa è una bella... È una bella domanda che poi e vorrei soprattutto anche, quali? Vorrei anche rigirare e faccio un preambolo. Doveva farla con la camma accesa sta domanda. Non fare il capozucca della situazione che mi rigiri le domande. Rispondi. No, io ti rispondo diversamente. Ti rispondo diversamente. Oh, quando ha fatto progetto così, progetto, sì, dai, progetto. Chiamiamolo progetto. Lì l'avrei subito smerdato. Ma capite dove sono i problemi? Allora, che neanche... volevano... Cioè, tipo Zucca, e io l'ho definito nostrissimo, perché lui da una parte il suo compito era difendere Giulini, ma dall'altra ha delle lacune nel comunicare che faceva risalire in superficie tutti i problemi. Ma non è il suo lavoro comunicare.
cioè il suo lavoro è avere i contatti, cioè nel senso è creare una cazzo di squadra per competere in un campionato. E non l'ha fatto. Ma se quell'altro pensa di essere il capozucca della situazione del presidente, che si mette a fare il direttore sportivo, ma uno che fa il presidente di una società, per carità, è un SPA, un grande imprenditore, ma uno un grande imprenditore, ma lascia a quelli che conoscono il calcio fare il proprio lavoro. Mettici i soldi, ma il resto lo fai fare a chi lo sa fare. E avrei gradito di più che si fosse presentato lui e non Passetti. Perché Passetti sinceramente non mi rappresenta nulla. No, ma Passetti l'artefice è Giulini, punto. Ma che Passetti l'abbiamo sentito nominare oggi in tutta la stagione? Ma Passetti, ma chi è sto Passetti? Io ho capito un cazzo. Non lo so, guardate ragazzi, cioè questo qui è uscito dietro Giulini da un paio comunque, di anni, Matti, parla di stadio. Primavera. Allora, riguardo ai Primavera e poi rispondiamo alla domanda del ragazzo in chat che ho fissato. Allora, Primavera, e questa è una bella domanda, perché? Perché ho sentito in moltissimi, ho lasciato un box su Instagram qualche giorno fa, che poi abbiamo letto assieme col buon Pietro, e più di uno mi ha scritto: guardate, non c'è nulla da comprare perché abbiamo la Primavera. Ragazzi, non funziona male, così. Male. Perché ci sono tanti giocatori in Primavera che purtroppo sono dei buoni giocatori per le giovanili, ma per carenze di ogni tipo, e anche perché la Primavera, poi magari ci arriviamo, è stata... Poi ci hanno messo un gioco bellissimo, ma anche lì è costruita male, perché con l'Inter, io l'ho scritto nell'intervallo quando vincevamo 3-0, tu l'hai persa perché hai tutti i giocatori sotto il 1,75 m, e nel calcio di oggi non puoi contro l'Inter che ha tutti alti 1,90 m, loro ti hanno fatto 3 gol in 5 minuti per quello, non per altro. Ci ho detto, per me quelli da promuovere sono Kurfalidi, Sobert... Porco Dio! No. Cosa ci dissociamo? No, io mi associo. Nel dubbio ci dissociamo, nel dubbio ci dissociamo, ma io mi dissocio. Era un vocale, mi sa che è arrivato da qualche telefono. Lo so. Io mi dissocio. Slovenia. Allora, di sicuro è stato Riccardo Rosario. Bravo, cartino basso. Real, è stato il fantasma di Giulini che l'ha messa perché è tutto un complotto e ci vuole far e vuol far chiudere il canale. Bravo, e non me lo farete mai chiudere. Allora, finisco Kurfalidis, Obert di sicuro, poi se mettono il 4-3 sperando di Dio, io Luvumbo e Tramoni, a me, cioè Tramoni piace tantissimo, Luvumbo è tornato, ha fatto bene, e poi ci sono due giocatori che secondo me sono in certe occasioni che possono essere validi, che sono Cavuoti, che è un centrocampista che però è valido se messo assieme a due centrocampisti molto fisici che fanno legna, e lui è molto bravo negli inserimenti, e poi e Palomba per la difesa. Per il resto, chi se ne esce con i nomi Masala, Vinci Guerra, Conti, cioè quelli ragazzi sono dei giocatori che non hanno la tecnica o la grinta per sopperire alla loro altezza e alla loro inattitudine fisica. Ma perché Contini quest'anno in Serie B ci avrebbe fatto schifo se fosse stato tenuto al Cagliari? In Serie B come riserva non ci avrebbe fatto schifo? In Serie B ancora ci dobbiamo giocare. Ci farebbe schifo in Serie B. Ah, ci farebbe, non ci avrebbe fatto. Bravo, Contini. Studi verbi. E l'anno scorso trattato malissimo, mandato in Serie C. Quest'anno ci farebbe schifo Contini in Serie B. Bisogna vedere anche lui quest'anno se si è perso, ragazzi, perché il calcio è fatto di inerzie. Cioè, perché l'anno scorso era lanciatissimo, adesso bisogna vedere con che testa ritorna. Se l'avremmo visto, Gagliano, per me... Denga aveva rivitalizzato Gagliano. Rispetto per Walter, miglior allenatore del Cagliari sotto Giulini. Poi a chi dice Masala? Masala io non c'ho niente contro. Ma Masala io contro la Juventus Primavera ce l'avevo in tribuna. Ce l'avevo sotto in tribuna. Tra l'altro ho salutato Pietro contro la Juventus, non mi ha manco cagato in striscio. Pietro, questo non insulta. No, perché non sentivo un cazzo. Allora, io ti spiego. Io purtroppo, Dio non è stato molto generoso con me. Infatti mi associo alla bestemmia che è uscita poco fa dal telefono della mia ragazza. Perché per puro caso io sono andato sordo da un orecchio. Quindi siccome tu eri dalla parte della tribuna di sinistra,
che era sopra i giocatori del Cagliari. Io non ho sentito un cazzo da questo orecchio, non sento praticamente niente. Quindi perdonami. No, se, no, vai tranquillo. Se ti fossi palesato ti avrei abbracciato, baciato e fatto tutte quelle cose. No, no, dobbiamo baciare la pratica di Giulini perché è l'unico che ha messo i soldi. E ce l'avevamo sopra, ci stava guardando come un imperatore. Ma io gli ho lanciato 3 o 4 insulti e la gente mi ha anche guardato male. Quando sono andato a prendermi una bella birra proletaria a fine primo tempo, l'ho visto che era su, gli ho detto vasto milanese di merda e tutti a guardarmi male come se avessi toccato il guru del calcio. Ma certo, certo. Siamo tutti schiavi di Giulini qui. No, no, ma allora... di Giulini. Allora, guardate qua, commento della chat. Quindi Inzaghi, Liverani, De Rossi, da Versa, perché pure... Ah, perché De Rossi esiste ancora? Da Versa e Zenga. Allora, partendo... Matte, no? Giusto, Matteo? Dico male, dico una cazzata, no? Ho sparato... No, si è bloccato? Perché non abbiamo messo Rastelli in questo commento? No, no, come ti chiami? Mattia. Mattia, scusami! No, tu io sono una merda, io dico sempre di non confondermi con Matteo e ti ho appena chiamato Matteo, scusa. Dal Vangelo Vai. Secondo Matteo. Bella domanda. Anzi, ti dirò, dal peggiore, da Versa, De Rossi, Liverani, Inzaghi e Zenga. Da Versa peggio di De Rossi? Sì, a me non piace, non mi è mai piaciuto. Bravo, è arrivato il momento di tirare sentenze irrevocabili. Tom Beugelsdijk. Vai. Allora, la tier list. Dal peggiore al meno peggio a sto punto. Cioè, anzi, c'è un migliore, ovviamente. Allora, il peggiore... ti dico De Rossi perché è un'incognita enorme. Io non mi fiderei a lasciare la panchina De Rossi, sinceramente. Non me ne frega un cazzo se una bandiera della Roma, se è andato in Argentina a fare Bailando Bailando, non me ne frega niente. Quindi De Rossi ultimo. Poi ci metto Liverani, perché il 4-3-1-2 ha rotto i coglioni, nonostante sia il mio modulo preferito, paradossalmente. Però Liverani non mi piace. Poi se un po' sopra Liverani... metto da Versa, che comunque ha un 4-3-3 di contropiede, in Serie B serve quello, serve intensità, corsa, e Luvumbo nel 4-3-3 di da Versa per me sarebbe perfetto. Poi metto Inzaghi, anche se mi sta sulle palle caratterialmente parlando, però il B ha comunque fatto bene, gli era dato atto, e poi Zenga è irraggiungibile, cioè nel senso, parliamoci chiaro. A quanto gli ha detto al buon Nicolas, a quanto pare lui si era proposto, quindi vuol dire che praticamente non lo vedremo mai, perché seppure si propone e loro lo rifiutano. Io mi sono pure proposto, mi ha detto. No, ma con un sorriso nervoso, una risata molto nervosa. No, assurdo, ma perché, cioè, veramente lui è riuscito a lanciare, ma non l'ultima giornata. Cioè, lui ha dato fiducia da prima, da quando aveva ripreso, che il Cagliari era una situazione... cioè veramente che parevano degli scoppiati, e lo erano, cioè ha lanciato Carboni, Gagliano, aveva fatto entrare in diverse partite Marigosu, cioè erano secondo me anche individualmente più scarsi di alcuni di che ci ritroviamo oggi in primavera, ma lui ci aveva creduto, ma veramente, Carboni era stato espulso tipo 2 volte di fila, cioè è un ragazzo è stato lanciato e inserito da Zenga, ci ha avuto... Tra l'altro, dopo le 2 espulsioni, l'aveva difeso a spada tratta, se non ricordi male. Lui ha dato in conferenza e ha detto, Carboncino, lo chiamava così, l'ho cresciuto io, è un ragazzo che promette, fa i suoi errori perché è giovane, ma è sardo, ti fa il Cagliari e dobbiamo puntarci. E ti dico di più, questa è per te Mattia, che sei un boomer, o che cerca di capire certe caratteristiche del web. Guarda che Zenga è molto social, e se tu, siccome ha fatto anche un'intervista con Mastrangelo... E c'è anche un canale YouTube dove ha più iscritti di te. Bravissimo. Cosa cazzo vuoi? Attenzione, dissing. No. Walter Zenga forever. Anch'io. Ti dico... Anch'io. Perché non provi a mandargli un messaggio... Anche tu adesso? Hai un canale, Nicolas? Sì, ma non di calcio. Spammati!
Il nome è Nigelas Fishing. Ah, aspetta. Ah, ma scusa, quindi fai pesca? Pesca per il buon Nicolas. Allora adesso me lo vado a vedere. Allora aspettate. Peschiamo un po' di nomi. Cambiamo questo canale. Ma a sto punto veramente ogni... Nico, fai le live mentre peschi ogni sabato, così non ci subiamo al Cagliari e stiamo tipo 500 a guardare te che peschi. Due coglioni per voi. Immagino. Comunque, Matti, ti dicevo. Ecco, invece Nico, per te a livello di classifica di questi allenatori? Allora, De Rossi sicuramente ultimo, perché il Cagliari non credo che abbia bisogno di un'incognita così grossa. Ok, no. Ok le sorprese, però almeno uno o due anni di panchina te li devi fare prima di allenare il Cagliari, secondo me. Poi D'Aversa, perché sinceramente stesso discorso di Liverani, non ho mai avuto spunti per interessarmi a lui, non gli ho mai visto fare qualcosa di stupefacente, per dire cazzo, magari questo qui ha qualcosa, come poteva essere De Zerbi, come è stato Tudor o come è stato Thiago Motta. Perché ricordiamoci che lo Spezia è venuto a Cagliari con 14 giocatori, 3 portieri, è andato via con un punto e doveva vincere. Inzaghi, Liverani li metto sullo stesso punto. Inzaghi non mi sta tanto simpatico, ma al Cagliari non serve simpatia o antipatia, serve un allenatore. Quindi abbiamo detto De Rossi, D'Aversa, Liverani, Inzaghi e Zenga. Zenga, non so se Zenga è l'uomo giusto, come dice Gandalf il bianco, però no, verissimo. Ma tra l'altro, secondo me è la personalità giusta. Che non so se è l'allenatore giusto, ma è la personalità giusta che serve al Cagliari. Bravissimo. No, e dico di più. Secondo me, riguardo il buon Inzaghi, cioè appena è stato detto il nome di Inzaghi, delle rivolte. Che sembrava un cesso di allenatore, veramente con lo schifo che abbiamo avuto a Cagliari. Ho letto dei commenti imbarazzanti. Io adesso veramente godrei, da un certo punto di vista, dovesse arrivare un cesso, ma cesso vero, stile Liverani, e poi lì voglio vederli i commenti. Hanno Inzaghi fa schifo. Cioè Inzaghi per la Serie B è un allenatore che è veramente di massime ambizioni. Poi secondo me non ha firmato perché non aveva delle garanzie dal mercato. A questo punto, l'ultimo ragazzo che non ha la cam, mettili in fila come vuoi tu. Ah, tra l'altro, vi ho messo il link del buon Nico che ha un video con quasi 6 milioni di visualizzazioni. Per me, attenzione, la classifica è De Rossi, che per me non ha ancora fatto esperienza, ma non lo posso giudicare. Poi Liverani, D'Aversa. Inzaghi, Zenga e primo Rastelli, che io nei video di Solo Mondo Calcio. Ma vabbè, basta, va bene. grazie del tuo intervento. Prego. Comunque, Marin, nessuno ci ha parlato, ma Marin secondo voi resta o se ne va? No, vabbè, Marin è chiaramente. Ma dopo una stagione che abbiamo lui e quella sega di Joao Pedro, tutti e due. No, io credo che secondo me è meglio che se ne vada. Però ma chi te lo prende dopo una stagione che ha fatto così schifo? Lo vuole Lellas. No, Lellas. La stampa a favore, ragazzi. Alla stampa, ma glielo regaliamo, glielo lanciamo in testa. È quello che succederà. Glielo porto, glielo pagato 10, lo vendi a 6, lo vendi a 6 a 5. Quello che... Ma appunto, cioè... Comunque, di Marin. Ciao Kubi, come stai? Kubi? Ci senti? Ciao, mi sentite? Io sento un po' allargare. E ti vediamo? Sì, sento, ma un po' allargare. Un po' smosso, ti sei tirato allucinogeni? Se riesci a stabilizzare la connessione, non so se è il wifi o l'hotspot del telefono, che oggi devi tirarci un po'. Ecco, si è ammutolito anche lui. Comunque... Buonasera, Andrea Mereu. Buonasera Andrea, come stai? No, dicevi. Ma schifo Ballardini come idea. Perché secondo me potrebbe essere un buon profilo.
Ma semplici, semplici che ritorna e ci porta in Serie A al primo anno. Semplici non torna. Semplici non torna dopo quello che ha detto Capozzucca. Sì, però sarebbe una buona idea. Si fa terra bruciata attorno, perché cioè fa anche la storia di Nainggolan, ma come fa? Anche la storia di Mazzarri, cioè, mi puzza, perché lì ci sono troppi punti di domanda, troppe zone grigie, troppo facile dove. Riassumere il tutto con la situazione è precipitata. Purtroppo troppe domande che hanno detto che vogliono puntare sulla chiarezza, queste risposte non sono mai chiare. Di chiarezza non c'è niente. Cosa solo succede? Anche signori, per semplici, chiarezza zero. Per Mazzarri chiarezza c'è. Per me non me la raccontano giusta, purtroppo. Allora, impossibile stare tranquilli, io vi faccio una domanda così proprio secca. Piazzamento previsto per il prossimo anno? Allora, è impossibile prevederlo adesso, chiaramente, senza sapere il mercato che viene fuori. Però, sulla base di questa conferenza, una sensazione proprio. Qua vi chiedo di fare i sensitivi e di fare i bagliazzi e il pronosticare adesso la posizione per il prossimo anno. Per me allora, è 14°-15° posto. Sentenza pesante, questa, sentenza pesante. Sì, Nico? Secondo me una salvezza tranquilla. Una salvezza tranquilla. Perché quando lui ha detto, cioè se la mentalità che vogliono diffondere i nuovi giocatori che arriveranno, lui ha detto, Capozzucca, ha detto che lui non farà proclami quest'anno perché ci sono almeno altre 9 squadre che lottano per la Serie A. E quindi già tu ti stai mettendo sotto loro. Se parti così, stai già inculcando ai tuoi giocatori che hai 9 squadre davanti e che loro non sono meglio di quelle 9 squadre. Bravissimo. Qua, no, ma e qua torniamo sul discorso della mentalità che hanno ste teste pacate dei nostri giocatori. Me, ragazzi, la mentalità nel un motivo chiave. Scusa. Scusa te, ma volevo solo dire, la mentalità nello sport è tutto, come in qualsiasi cosa nella vita. Se io mi metto che devo arrivare a prendere solo 18, sicuramente non prenderò neanche 18, magari prenderò un 18 e uscirò con una media da scappato di casa. Se mi metto in testa che voglio prendere 30, magari non prendo 30, ma avrò comunque una media più alta di chi si era prefissato di prendere 18. Ma che cazzo vuol dire abbiamo 9 squadre? Ma noi siamo il Cagliari. Ma forse questo non è chiaro. Quando dopo dice l'Olbia e l'Olbia, noi siamo il Cagliari, ma noi siamo il Cagliari, ma veramente, ma dimostratelo. Quante volte l'hanno ripetuto oggi, noi siamo il Cagliari, e se noi siamo il Cagliari devi essere almeno alla pari di queste 9 squadre, devi sentirti alla pari di queste, non ti dico più forte, ma non devi far trasparire questa cosa di inferiorità. Per me verso primi e secondi arriviamo. Cosa? Per me invece arriviamo primi o secondi. Bravo, ci vuole un po' di positivismo adesso. Ricordatevi che quando eravamo in Serie B l'anno 7 anni fa, quando le altre squadre venivano a Cagliari, avevano paura di prendere 5 e 10 gol. Sì, vabbè, ma appunto squadrone. Paura. Ma l'unica cosa che ha detto Vera oggi Capozzucca ha detto che 8 anni fa era una cosa diversa da quello che ho detto. Bravissimo. Esatto. Ma poi dai, ma porca miseria, con Liverani a chi cazzo vogliamo far mettere paura? Parliamoci chiaro. Ovviamente ritornerà a Farias e diventerà il bomber, eh? Questo cosa indiscussa. Ma se ne deve andare a come 7 anni fa. No, ma rispetto per Despotov. Bravo. Rispetto per Gagliano che è sempre segnato contro la Juve. No, ma a me la cosa che fa più incazzare di questo, cioè che fa più che altro e mette più ansia di questa situazione, non è tanto il fatto che rimangano 5-6 della rosa di quest'anno. Perché, cioè, è una cosa che ci può stare, perché alla fine, ragazzi, Giulini ha tutte le colpe di questo mondo, Capozzucca le altre, Passetti alle altre, ma ricordiamoci che non hanno fatto un gol in 90 minuti contro il Venezia. Cioè, i merdoni effettivi sul campo sono quelli lì. Qui voglio sono prendere le lì. Difese di Villanova, perché tutti ad attaccarlo, però l'unico che ci ha provato chi è stato? Cosa? Adesso non voglio Altare, prendere le difese di Bellanova, però contro il Venezia l'unico che ci ha provato a segnare chi è stato? Ma che Altare. Cazzo c'entra? Arrivavano 100.000 cross e si buttava sul secondo con alla spera in Dio, dai, ma stava lì fermo e faceva più bella figura. Bellanova non ha fatto un cazzo, ha preso quella palla di testa
da solo e gliel'ha tirata praticamente addosso. Poi per me è meglio di Nandes, detto per dritto. Più che tra l'altro resta sempre il mio pensiero che dovrebbero scendere tutti in Serie B, tutta la squadra, così imparano a giocare. A sputare il sangue, sì, così per magari ci andiamo in Serie C dopo. Però, no, ma, cioè, non è tanto quello, non è tanto quello, finisco solo di esprimere il concetto, ma il fatto che noi scendiamo in Serie C e dobbiamo affidarci alla cioè dobbiamo affidarci per la rivoluzione alla stessa persona che ci ha fatto scendere in Serie B, cioè no, scendiamo in Serie B e ci dobbiamo affidare a lui per rifare tutta la rosa, è quello che toccatevi mi spaventa. Toccatevi le palle, perché qui scendere in Serie C è un attimo, È quello che mi spaventa. Ma bravo, infatti, Andrea, bravo che ricorda anche questa cosa che non me la ricordavo. Bellanova che fa lì tutto finta di prendere, che lascia andare una palla che era fallorata per gli altri, non so cosa avesse visto. E contro l'Inter che si perde Perisic su quel cross. Dai, per favore, va già la testa a Milano, non difendiamo Bellanova che è indifendibile. Dite pure. Io volevo specificare una cosa per il buon hashtag Rastelli City. Grande Pietrone nostro che l'ha detto. Allora, io grande. Sinceramente non so quanti anni hai, però è un consiglio spassionato che ti do, ok? Molte volte sentiamo dai classici tifosetti, ma i ragazzi devono correre. Specifichiamo questa cosa. Cioè, Bellanova magari può anche farsi 150.000 km di canto per 3 ore di fila, che una cosa è correre in modo funzionale, una cosa è correre a cazzo di cane. A me, un Marin, un Bellanova che corrono male, che corrono a vuoto perché non hanno voluto seguire Mazzarri degli schemi tattici, perché era palese che Mazzarri non lo voleva Marin seguire nessuno. Ok? Comunque non è sintomo di impegno, la sola corsa fine a se stessa non è sintomo di impegno. Quindi a me magari dà di più un Pereiro che è lento di natura e che si mette al centro del campo a fare sponde, a giocare il pallone. Lì l'impegno ce lo mette perché è intelligente e lo mette a disposizione della squadra. Praticamente è una sorta di comunismo marxista nel calcio. Cioè, parliamoci chiaro, è una stronzata che non c'entra niente. Così. Comunque, parliamoci chiaro, una cosa è correre in modo funzionale, una cosa è l'impegno. Cerchiamo di scindere queste due cose, perché è molto facile passare al qualunquismo. C'è una linea sottilissima che ci fa passare al qualunquismo, e lì abbiamo torto anche noi. Bravo! Comunque qui tutti che attaccano da Albert. Pietro, tu c'eri a Cagliari Sassuolo? No, io l'unica partita che ho visto quest'anno era contro la Primavera della Juve. Comunque qui tutti che attaccano D'Albert nostro, che rompe il braccio proprio del Sassuolo. Ma D'Albert infatti noi dovevamo riscattarlo. Ok, salutiamo Rastelli CT per il contributo in questa live. Ma allora, ci lascia precocemente. Allora, noi lo rimettiamo in live a patto che non osi sparare troppe cazzate. Ok, scusi. No, ma stai zitto, Mattia, che ti sei messo a difendere quel falso borghesotto di non capisco perché ha deciso di qui peggio di Giulini. Non capisco, sono i poteri forti qua, zio Benito insegna. Probabilmente ha problemi di connessioni. Andre, se segui la live entra, ti ho lasciato il link o anche qualcun altro nella chat se vuole, per sostituire Pietro Pani. Pietro, qui apriamo il complotto. Mattia sta con Giunini. Mattia è il giuliniano. Tra l'altro, certo. Guarda questo commento di Andrea Zambelli, che c'è assolutamente ragione. Ma ce l'hai attaccata, ma ovviamente no. Mattia che ha qualche ragazza dietro che ci sta sentendo. Io. Cosa dice? Le piace la nostra live? No, ma l'ho portata pure allo stadio. Ah, ma è la ragazza che c'era con te allo stadio? Sì. Grazie. Sì, è lei. Ha manerato il dio degli Iola. Ma comunque, quanto ha fatto ridere oggi quando hanno dato la colpa ai tifosi? Probabilmente dalla curva hanno cantato troppo e gli hanno messo paura. Perché poverini. Non di pagliacci. No, comunque... Nico stava chiedendo una cosa giusta prima. Io vedo qua 110 spettatori, 63 like.
Comunque, sganciate questo like, sganciate questo like, sganciate questo like velocemente anche. Posso difendere un attimo Cranio che lanciava i palloni in curva? Come? Posso difendere un attimo Cranio che lanciava i palloni in curva e regalava allora, 200 euro a testa? Beh, non so se dovesse far ridere qualcuno questa cosa. No. Allora, credo Andrea... di non aver capito. Allora, Andrea Zambelli ci dice giustamente: uno che segue questo canale non può avere una ragazza. Ma infatti mia sorella. Ma ha maggior ragione. Se uno ha una ragazza deve seguire questa merda di canale. Incesto? Incesto? No. Signori di YouTube, io mi dissocio da queste affermazioni. Matt, fai come cazzo, stai in silenzio finché non raggiungi i like. Infatti adesso stiamo in silenzio fin quando non raggiungiamo i like. A quanti like siamo? Perché io qua non vedo un cazzo. Sono tutto 80, in 80, dai. Dopo che ho fatto il richiamino, 20 sono arrivati. No. Richiamino di nuovo. Like. A 100 ripariamo. Leggi cosa ha scritto Andrea, per favore. Sul fatto che è nudo? Ma noi siamo abituati. Sì, è bellissimo. Noi siamo abituati a vederlo nudo. Noi siamo abituati a vederlo nudo. No, comunque Andrea, apri OnlyFans. Mi voglio leggere anche un attimo i foglietti che mi ero segnato, perché c'è qualche passaggio di questa live che volevo ancora commentare. Allora, vediamo un po'. Ah no, ecco, io vi faccio una domanda. Ma secondo voi le decantate manifestazioni di sostegno che ha ricevuto Passetti, ma di chi dovrebbero... Ma di chi sono? Manifestazioni di sostegno inaspettate. Ma sostegno per cosa? No, ma se posso, io ho detto che il sostegno l'ho avuto dagli sponsor, dai, si va avanti, ma i contratti devono fare gli sponsor, non il sostegno. Cioè, mamma mia. Però posso dire che è stata una conferenza, allora, se vista da un certo punto di vista... Sono contento di averla guardata. Secondo me è stata veramente nostrissima come conferenza. Sì. Vero, Pietro, tu che sai di nostrismo? Ma io spero che Cato l'abbia guardata. E si sia emozionato, no. Che abbia detto: ma questi non ci capiscono un cazzo, eppure hanno 1500 tifosi che guardano in live la conferenza e bestemmiano. No, io tra l'altro che sto preparando un video, io vi chiedo così, visto che siamo in compagnia, sparatemi qualche nome per il Cagliari del prossimo anno, se avete un'idea. Io vi dico modulo 4-3 perché sì, perché glielo imponi. Prego. Setter punta di sfondamento che ci riporta in Siria. Qua forse non mi sono spiegato. Qua facciamo qualche fatto mercato. Mi sa che lui è l'unico giocatore che hanno fatto a comprare a Daniele Conti, perché poi ho detto: qua basta, lascia perdere, hai già fatto abbastanza. Mamma mia. Ma non l'aveva portato quell'altro là del Sassuolo, Rossi. Ah, Rossi. Sì, mi sa l'aveva Però l'aveva enorme, era un discorso che l'aveva trovato qualcuno di quelli lì, Conti, Cossu, era stato un po' trick and track, un po' strano. Cossu aveva portato Gastone. E ha portato anche lui. L'ha preso Cossu, dicono qui. C'è un articolo: Conti Setter in retroscena sulla scoperta di Golia. Fu Daniele Conti a scoprire Setter durante un viaggio di lavoro in Colombia. Ah. Il capitano del Cagliari lo segnalò immediatamente al DS Rossi, che partì per visionarlo. Lo chiede il presidente Giulini e via le trattative. È la svolta. Che svolta. Ma allora puntiamoci. Ciao. Eccolo. Cubi! Mi sentite adesso? Ti sentiamo. Ora ti vediamo anche meglio, non sgranato. Come stai? Benissimo, oddio, lasciamolo stare, come sto, perché... Mi ha la testa, bel nome, Andre. Cosa ci dici della conferenza di oggi e sull'allenatore? Sparaci qualche sentenza sull'allenatore. Allora, io come fai te, ho scritto 3 punti, non so se si vede, no? 3 puntini. Allora, iniziamo da conferenza stampa. No, una conferenza stampa, signori, di cosa stiamo parlando? Di quei due
poveracis, mandati lì da Zulini. Da Zulini, ma mandati lì, a spinti lì. Poveracis, delle due contese, abbiamo tramandato due contese. Ripartiamo da Degliola. Ma dai, ma siamo seri. Ma è una cosa per il culo, la tutti e cioè, è un insulto. No, è stato terribile. E no, ecco, sparmi tu per primo qualche nome che vorresti vedere a Cagliari il prossimo anno. Cioè, che cazzo sta tuonando qua mentre l'acqua in casa? Hai qualche nome? Allora, io già messo nelle mie studie. Il giocatore della nazionale, no, quello giovane, Willy Nyonto si chiama, cioè, se ho cercato, quello che ha giocato, no. No, e qua bisogna dirlo, non è un nome fatto a caso, è perché Kubi ce l'aveva con Nyonto già prima della partita. Io qua lo dico perché sennò sembra un nome fatto a caso, vero Kubi? No, è vero. Secondo me è grande nome, però adesso... Però chiaramente non verrà in Serie B, cioè nel senso... No, un po' troppo esaltato adesso. Certo, quello sì. Un altro nome più realistico, Kubi, o sei innamorato solo di Gnonto? No, se non c'è Gnonto, allora a questo punto vorrei vedere due punti in una squadra, palesemente. Bravo. Nico, palesemente. Te qualche nome, se ti viene in mente? Ma io devo ammettere, ruoli. Non sono molto esperto di Serie B, quindi... Dalla Serie B non saprei sinceramente chi pescare, devo essere sincero. Bravo che... Meglio... Sparerei a caso. Uno invece che mi piace è Udogie, però mi sa che l'ha già adocchiato qualcuno, qualche squadra più blasonata. Che bel signorino Udogie, che bel signorino, tra l'altro anche molto tamarro. No, qua mi serve un terzino sinistro. Okereke, però ecco, Okereke. Secondo voi, cioè, adesso io non lo so poi con che modulo si giocherà, perché chiaramente se si gioca con un certo modulo, però è un giocatore secondo me che ha un potenziale che da sfruttare, e al Cagliari per fare un attacco proprio di roboanza a me non dispiacerebbe. Martella terzino sinistro, bravo, perché qui ne sto segnando un po', perché ragazzi qua bisogna fare un video, e non occhio, è il perché torna anche Mianghè. Okay. Poi torna non anche bannarmi, però. Ma non va in scadenza quella specie di bidone? Ah, va, è un contratto che si autorinnova nei 5 anni. È come la Tina, porca miseria. Solo perché era porca puttana. Io la butto lì, Aldo Florenzi del Cosenza. Ah. A me piace. Non lo conosco assolutamente per niente. Ma è quello che è stato convocato? Aspetta, ti sei mutato. Matti, ti sei mutato. Scusa. Ma chi cazzo mi conosci, giocatori del Cosenza? Come? Ma chi riconosce i giocatori del Cosenza? Ah, stai vedendo così a cazzo. Vabbè, quello è l'importante. No, però, ragazzi. adesso, seriamente, ci sta. Sì. Ok. Bene, non mi fido. Tommy. Ti ho visto nei commenti, se vuoi entrare ti cedo il posto. Sì, anch'io ragazzi, Matt, se devi far entrare qualcuno cedo il posto volentieri. Io, così possono parlare io vi tutti. Abbandono ragazzi. Venite bastardi, ora metto il link, tra l'altro già un'ora e un quarto di live, facciamo ancora una ventina di minuti, poi io inizio ad avere le caudane perché qua sono tutto chiuso dentro, si muore di caldo, mi hanno rubato il ventilatore. Portaci nello scantinato in diretta. Fuori piove, no, scantinato sono... 2-3 piani di scale, non assolutamente. Adesso sto veramente schiattando. Pietro, ti vedo devastato. Cosa succede? Scusate, qua mi chiamano, ma io. È quando ho nominato Mianghè, ha fatto. Gli ho dato il KO, sì. Gli ho dato. Ragazzi, io vi saluto. Grazie, è stato un piacere. Un saluto a Nicolas. E ciao, ragazzi. E c'è un canale di pesca. Ciao, Nico. Ciao, ragazzi. Ciao, Nico. Allora, dici che verrebbe di corsa, non so, per me Aramu se gli si presenta un progetto serio viene, ripeto, Aramu è un giocatore che può essere utile in un 4-2-3-1
che è un modulo che io non proverei in Serie B, primo, perché è un modulo troppo complicato, servono troppi acquisti. Vieni, entra Tommy Bastardo, adesso ti rimetto il link. Scusate, ma Grassi che fine fa? Non viene riscattato. Torna al Parma perché abbiamo dei dirigenti rotti in culo che non hanno voglia di scappare. Grazie. Per il miglior mediano degli ultimi 27 anni. Per voi Grassi avrebbe fatto così male in Serie B col Cagliari? Ma avrebbe no, Grassi per la Serie B era... Ci avrebbe risparmiato per la Serie B era un giocatore... Non so, mi sono intanto dov'è il nostro Salurese... Di Saluri. Ho bloccato io. Ci sentiamo. Mattia, sei veramente terribile. Cosa adesso potete insultarlo finché non vi sente. No, secondo me non ti sente. Ci sentiamo. Servo di Giulini. Sì, Cubi, ti sento. Allora. Giulini ci sta hackerando, Giulini. Ma Giulini non sa manco fare due passi. No, allora, Giulini ragazzi, non sa camminare. Noi siamo o non siamo in tema di dissing oggi? Certo, siamo. Fai entrare 100 persone, 100 persone, schiacciate like. Schiacciate sono un mondo, ripeti Pietro che non ho sentito la fine. Sono Pietro, mondo fine, cazzo. Fai entrare quel merda di solo mondo cazzo. Allora, io adesso rimetto il link. No, perché... Che cazzo sta succedendo? Mi si è bloccato tutto. Ma non tu puoi dire una frase appena entra Tommy? Sì? Devi dirgli codi mi per cici. Sta... Codi per cici. No, però. Sono mondo calze, entra. Entra, bastarda. No, allora, parlando di cose serie... Infame, no, Letizia sono totalmente in disaccordo, nel senso che a prescindere per tutto, visto che è stato sempre vicino al Cagliari, non lo vorrei perché vorrebbe dire un ritorno di sfiga, di scarogne, di un tempo era buono, adesso sinceramente. Oh, ma il Salorese deve entrare o te per i vai? No, tra l'altro, volevo dire questa cosa, questo video non sarà un mercato che farei stile Seawolf incompetente. Cioè, forse non è chiaro, questo mercato è un mercato, no, e a parte la tipologia di video che non spoilerò, ma la cosa che io e con l'aiuto del buon Pietro abbiamo fatto, è un qualcosa che io gliela do direttamente nelle loro feci, ovvero mani, e loro possono mettere in pratica questo mercato. È vero, Pietro, testimonia! Conferma, vabbè, intanto vedo delle merde qua sotto. Voi, c'è il buon Fabio. Vedo. Fabio, attivati la webcam. Eccolo, il Salorese Tamarrazzo. Ciao ragazzi, ciao. Io ma che non cazzo sono Tommaso? Guarda, stavo Gigili. Non so neanche perché sono qua, ragazzi. Io domani ho una verifica di fisica, però visto che mi sono appena domani. Domando... Ma cosa dici? Chi vuoi prendere in giro? Allora, servo di Giulini, deve entrare Fabio con la webcam. Visto? Certo, che ti scusi. Mi faccia salutare un attimo questo servo di Giulini, Salurese. Vai. Ciao, ciao. Ma, goda, siamo Gigi, di tui. Io non ho capito niente. Non hai capito niente. Capirai. Glielo spiegherete voi, io me ne vado. Qui c'è poca classe. Allora, servo di Giulini sta iniziando a parlare. Allora, un saluto, comunque un bacione. Fabio, benvenuto, buonasera. Ciao ragazzi, mi sento un po' fuori luogo, sono l'unico... Sono un po' vecchio. Ma no, tanto qua sono un po' tutti vecchi dentro. Io vi seguo da qualche settimana, siete veramente competenti, perché io non come voi, quindi voi conoscete molto a fondo tutte le problematiche che questa squadra quest'anno ha avuto. Io ho dei brutti ricordi, voi non li avrete perché siete molto giovani, però io ho i ricordi della retrocessione che ci portò fino alla Serie C, e che durò una vita. Riuscire a ritornare in Serie A
adesso non mi ricordo se una quindicina d'anni eravamo rimasti tra la B e la C. Una retrocessione mi pare nel 1982, con sconfitta a Torino per 2-1 dopo il gol del grande Gigi Piras. Io all'epoca iniziai a tenere per il Cagliari, perché nasco gobbo juventino e mi converto alla fede rossoblu, perché io sono di Genuri, vicino a Barumini, i miei genitori sono sardi, io sono un sardo vero, mi sento un sardo vero. E quell'anno lì retrocedemmo in serie B, e da lì anche la C col grande Pulga, Valentini, Bernardini, ma da lì ricostruimmo la squadra per poi tornare di nuovo con Ranieri nel 1990, quindi forse erano 8 anni allora, la B e la A immediatamente. E quindi poi ti sei anche vissuto il periodo della qualificazione per la Coppa UEFA, cos'era, semifinale? Guarda, io guarda, mi stanno vedendo i brividi, perché una delle godurie più belle della mia vita è stato fare il gestone dell'ombrella a mio padre al secondo gol di Oliveira a Torino. Voi non avete idea, per me quell'anno lì io ho un ricordo, e anche il gol di Criniti con l'Inter che ci ha dato la chance, poi si è riuscito a far segnare Jonk e quell'altro olandese che non segnava con nessuno, come si chiama, Bergkamp. Abbiamo fatto fare il gol a uno e il gol all'altro, buttato via un 3-0 proprio, sì, assurdo. Però ecco, io ho goduto un gran Cagliari, e invece purtroppo, come dite noi, voi, no, da... noi no, mi dispiace, no, perché vi siete persi una grande squadra. Ma poi se vedete i nomi di quella squadra lì, ragazzi, cioè pensare a Moriero, vabbè, Matteoli, cioè ragazzi, Festa. Senti, l'hai seguita oggi la conferenza stampa? Allora, io stavo iniziando a seguirla, perché ho seguito la tua, cioè un tuo video dove parlavi, facevi commento. Allora mi sono guardato su YouTube la conferenza stampa, ne ho seguiti i primi 3 minuti, 4, e devo dire è stata più agghiacciante della conferenza stampa di presentazione di Capozzucca, che già come persona quando parla, cioè io lo sapevo che finivano così, lo sapevo da quando hanno mandato via Semplici è stata una regolazione di... è stata una regolazione di conti con Giulini. Semplici, secondo me, ha chiesto dei giocatori, i giocatori che lui voleva non sono arrivati, il presidente lo voleva far fuori e l'ha fatto fuori subito. Questa è la mia idea, e sapendo io, ad esempio, quando si discuteva del dopo Giulini, del dopo, scusatemi, Semplici, magari dopo Giulini, io dico, magari hai ragione, io ho detto boh, per me chi può salvare il Cagliari è solo un allenatore, ed è il grande Lopez, che secondo me avrebbe dato... Che Lopez ci ha tirato fuori dalle peste più di una volta. Invece Mazzarri, sapendo il tipo che di allenatore che è, ho detto non quadra. Ma poi non c'è la squadra. Cioè proprio lo vedi che non è stato costruito una squadra. Non c'è proprio il tessuto sotto. Cioè io ho rivisto in questi giorni, mi sono guardati vecchie partite del 2016, poi vabbè, mi ricordo il primo Cagliari di Maran, cazzo, giocavamo, ogni cross in mezzo era un pericolo, andavamo su quelle fasce come dei treni, e invece questo Cagliari proprio, io sono andato a vederlo con mio figlio, perché i miei figli li ho convertiti tutti e due. Bravissimo. E mio figlio è andato a vedersela anche a Genova, una tristezza. Io invece non ci sono andato perché non volevo portare sfiga, ma è andata di merda lo stesso. E invece siamo andati insieme a Spezia, e in quella partita lì io ho detto, Federico si chiama mio figlio, siamo in Serie B. Perché se tu vai a Spezia, giochi per pareggiare, non... cioè i Semplici dell'anno scorso è andato a fare il risultato... La prima che abbiamo fatto con lui mi pare col Crotone, e li abbiamo castigati a casa. Cioè tutti gli scontri diretti abbiamo giocando noi. Sì, abbiamo vinto cosa? 2-0? No, 2-0 mi pare. 2-0. Era una partita che ci stavano cagando tutti in mano, perché arrivavamo da dei periodi veramente da...
Sì, assolutamente. Che tra l'altro ritornando alla conferenza di oggi, quando gli hanno fatto la domanda su Semplici, perché era stato esonerato dopo tre partite, è iniziato a dire ma lo Spezia aveva 14 giocatori, tutte le colpe a Semplici, che dopo tre partite esonerano Semplici per andare a parare il culo a Giulini, che ha fatto una delle scelte più scellerate della stagione. Cioè, andare a esonerare un allenatore dopo tre partite è roba folle, che è andato bene al Verona, perché poi con Tudor ha iniziato un ottimo ciclo di vittorie e alla fine ha concluso una stagione più che positiva. Però sei il visionario, che non è Giulini in questo caso, oppure sei proprio un pollo. Cioè, ma come fai a... poi questo è proprio il riconoscimento. Cioè, già che mi dici che contro lo Spezia stavamo rischiando anche di perdere perché ci hanno dato un rigore a noi, dovevamo stravincere contro lo Spezia perché lo Spezia aveva 14 giocatori, tutte scuse. E la domanda era una: perché esonerare Semplici dopo tre partite? Poteva perdere pure 5-0 con lo Spezia, che non puoi esonerare un allenatore dopo tre partite. Questo è il discorso. Già da questa risposta ho capito come stava andando tutta quanta la conferenza. Sì, no, e meno male che non l'ho vista tutta. No, io l'ho vista tutta e ho sentito delle cose veramente agghiaccianti, come diceva il buon Fabio, ma ragazzi, cose agghiaccianti per davvero. Cioè, uno che dice tra virgolette progetto, ma che cazzo vuol dire tra virgolette progetto? L'allenatore che deve arrivare qua sentendosi retrocesso, ma dove cazzo siamo finiti? L'allenatore che deve venire, cioè l'allenatore che viene qui sperando di avere una squadra che gli fa mercato, che punta a risalire, e che il direttore sportivo gli dice tu devi venire qua, ma tu ti devi sentire retrocesso. Ma esatto, è perché devi risalire, cioè, per poi retrocedere di nuovo. Ma cioè, io non so, dobbiamo mettere una squadra di falliti. E così una domanda a Ubi, Tommy e Fabio, che su di loro posso solamente interrompere. Vai. Vi saluto, è stato bello, speriamo di andare a giocare, fare il derby con l'Olbia fra 2 anni, perché questo è sempre l'obiettivo, giustamente. Esattamente, Giulini, portaci in C. Grande, ringraziamo grande Giulini che ci ha fatto retrocedere. Grazie Giulini. Retrocederemo i play-out contro il Cosenza, che si salverà con una tripletta di Larry Vey. Mamma mia, seconda salvezza consecutiva ai play-out per loro. Con Larry Vey che praticamente diventa Messi. Le premesse purtroppo non sono delle migliori, e chi dice lasciamo questa rosa con 5-6 giocatori e poi ci penso io, lasciamo perdere. Ecco, a loro tre invece volevo chiedere, allenatore che prendereste, e secondo voi quale allenatore arriva invece al Cagliari? Vai Cubi, comincio io. Vai. Allora, sinceramente di Ferrari non mi convince. Mi sono gasato quando ho saputo di Titungiari, ma io avrei preso lui a occhi chiusi. Cioè, tanto i nomi erano tre, a lui, di Zerani o De Rossi. Cioè, non è che sono questi tre nomi. Quindi io ho visto Titungiari, poi non so cosa sia successo. Titungiari sembra, non so se dire, non so cosa sia successo e si è fatta la pista di Ferrari, ed è una cosa che a me non piace come allenatore. No. Poi una cosa che volevo dire è su Semplici, sì. Che prima stava accennando Tommy, cioè Gaganella, o meglio Catozzuca, come chiamiamo noi, tutte scuse su scuse, cioè si deve davvero umiliarsi. Già i giornalisti facevano schifo, ridateci Valentina, anzi, dove cazzo era Valentina? Te chi mi conosce questo, cioè, ti senti scusando te cadono terzo al Genoa, perché cadono terzo col rimontando, ti hanno rimontato, e quindi 3 partite, tu ragazzo, 3 partite le hanno andato via.
come ha detto prima, non so chi l'ha detto, Tommy, questo, no, forse Fabio, non mi ricordo, è successo che d'estate 16 giocatori non sono arrivati, così mi dovevano andare fuori. Aveva una faccia cadaverica nelle stampa. Sì. No, sì, comunque, ecco, Tommy invece, allenatore che vorresti, allenatore che invece secondo te arriva, magari è lo stesso che vorresti. Tra i nomi che si sono fatti, a me intriga un allenatore come De Rossi, che deve partire proprio da zero e deve veramente attuare una rivoluzione. Cioè, come noi dobbiamo ripartire da zero, oppure questo allenatore deve ripartire da zero. Quindi no a nomi già sentiti, risentiti. Probabilmente secondo me arriverà Liverani, però io vorrei un allenatore alla De Rossi. Comunque io qui non lo so se Nico dove abbia preso la notizia, io la sto cercando, Pirlo al Cagliari, ma però, non ho nessuna evidenza. Però, a questo punto però, se io dovessi togliere un De Rossi, per esempio, che comunque ne sa che è la prima, la tua panchina, non dovrei sbagliarmi, a questo punto avete tenuto a darlo, sì, mi scusa. Cioè, tra De Rossi, tra De Rossi, anche lui l'altro una panchina. Sì, no, in effetti è vero, cioè De Rossi sarebbe come tirarsi una mazzata sui coglioni bendati, cioè nel senso, magari ti prendi solo un coglione, magari te li prendi tutti e due, magari non te li prendi proprio. Vabbè, non è detto, però diciamo che no, appunto non è detto, però la probabilità c'è, cioè non lo so. Beh, comunque non conosciamo De Rossi, quindi può esserci la probabilità che magari cioè non sappiamo neanche il suo stile di gioco, perché non è proprio quello il problema. Adesso è nello staff tecnico della nazionale, ma io preferisco allenatori così per ripartire proprio da zero, perché se vuoi ripartire da zero non mi vai a prendere Inzaghi. Cioè, Inzaghi è proprio il nome che deve essere proprio bandito. Inzaghi non deve finire al Cagliari, secondo me, bastardo, deviatelo subito. Anche perché a me come allenatore fa cagare. No, ma allora Inzaghi, da aprire una parentesi a parte. Allora, il fatto è questo, che Inzaghi è un allenatore che ha fatto una promozione, ha tirato sul Venezia dalla Serie C, mi pare che fosse lui, e in Serie B aveva fatto un campionato da protagonista. E col Brescia quest'anno, non fosse stata per quel pazzo di Cellino, probabilmente lo portava in Serie A. Cioè, un allenatore che l'esperienza in Serie B ce l'ha, ed è un allenatore che a livello di Serie B ci sa fare. Cioè, io sinceramente, di andarmi ad accaparare un De Rossi che non so proprio da che pesci prende, io personalmente non lo farei, perché io sinceramente col mercato che ci aspetta avrei già dei dubbi con un allenatore esperto, con una alle prime armi, cioè. No, che poi ragazzi ci andiamo veramente a infilare in delle situazioni stile Agostini, che sino all'ottantesimo sta con una punta contro con due punte contro il Venezia, quando a 10 minuti dalla fine. Cioè, quello è proprio una caratteristica del luogo. Evidentemente ogni allenatore che siede sulla panchina del Cagliari deve fare i cambi a partire dal 70esimo. Poi, cioè, è proprio una caratteristica del luogo, quello non è l'allenatore, no, è proprio la panchina del Cagliari che fa questo effetto. Cazzo vuoi, Martino? Allora, Fabio, invece, secondo te? Allora, io una provocazione. Io vorrei troppo Carletto Mazzone. Mamma mia! Io invece ho un dubbio. Cioè, io ho un dubbio che mi sta salendo nella mente. Cioè, tutto questo valzer di nomi, questo, poi questo, per me è il problema, ma mi pare che tu Matte l'hai detto una volta, cioè il problema, secondo me, non è tanto che allenatore verrà, ma è che tipo di modulo, con che modulo vogliamo giocare, e quindi che giocatori possiamo dare a disposizione di chi verrà ad allenare, e in base a che modulo quell'allenatore vorrà giocare. Io ho l'idea che Capozucca con Giulini stiano guardando i giocatori che potranno permettersi di prendere, perché ritengo, come avete detto voi anche in altri video, in altri filmati, che molti giocatori per forza di cose dovranno andare via. È per questioni di scendere in Serie B
e perché bisogna, non so, Bellanova bisogna assolutamente monetizzare, perché sono giocatori da sul quale bisogna recuperare il più possibile. Nandez, se non ci fosse stato il Covid, era un giocatore che dovevamo vendere 2 anni fa, perché c'erano ovviamente le possibilità di venderlo bene, ma non è stato possibile. Quindi per me è un valzer, cioè trovare l'allenatore più giusto per spendere di meno, perché io penso che la società, a me quello che spiace di Giulini, e voi lo criticate tanto, io non riesco a criticarlo tanto, nel senso che rispetto a un presidente che abbiamo qua vicino, perché io sono di Savona, sono vicino a Genova, e mentre il Genoa ha avuto un allenatore come Preziosi, no? Preziosi, no, però non lo so, è un presidente stranissimo. Preziosi era uno di quelli che comprava giocatori, a gennaio li rivendeva per fare plusvalenza, no? Invece Giulini ha buttato via i 50 milioni quant'erano di Barella, che potevamo farci lo stadio con quei soldi lì, in una serie di acquisti sbagliati. Quindi io non saprei dire, a me tra i nomi che giravano quello che mi piaceva di più era Andrea Zoli, sono sincero, certo, come modulo di gioco, però bisogna prendere i giocatori per far... Pensate l'anno scorso, cioè non abbiamo tenuto Sottil, Nainggolan, cioè Sottil quando ha giocato con noi, cioè si vedeva che ce l'aveva a morte con noi, perché qualcosa è successo anche per lui. Era un missile su quella fascia, come Nando. Quanto era forte Sottil con noi? Ma devastante. Per me, assolutamente. Penso, poi sai, è sempre un discorso che i giocatori devi sempre, anche io faccio sempre il discorso, un gran giocatore quando gioca in una squadra, purtroppo in questi anni in difficoltà come la nostra, può essere un fenomeno. Come per dire, per me è stato Cigarini. Quando Cigarini... giostrava al centrocampo e purtroppo è arrivato che era già abbastanza vecchiotto, già è acciaccato, però era una goduria vederlo giocare, perché e noi quello che doveva essere il Cigarini, Marin, come hai fatto notare te più volte, l'anno scorso si era un po' cavicchiata, quest'anno è stata, c'è una delusione, e su Baselli ad esempio non so perché poi alla fine, io l'ho visto giocare con la Spezia, ha fatto veramente... cioè non mi è piaciuto per niente Baselli. Era partita penosa, quella con lo Spezia. Ah, forse la peggiore che ha giocato. Sì, ma forse non abbiamo manco giocato da titolare, o sbaglio? Forse sì. L'aveva messo dal primo minuto, forse sì. Quindi non lo so. Io ho proprio, cioè, è proprio una questione di dire, ma noi come questo Cagliari, come dovrà giocare? Il Cagliari di Rastelli, prima io ho visto i gol che faceva Giannetti, Melchiorri, cioè che per la Serie B erano dei fenomeni, abbiamo fatto dei sederi così, no, però lui si è ritornato in Serie A subito, ma come sì, giocavamo? Posso dire ma meglio della Serie A di quest'anno, No, certo, ma quella Serie B lì avevamo una squadra che veramente, cioè c'eravamo impegnati a vincere il campionato solo l'ultima giornata con il suicidio del Crotone, perché io tra l'altro avevo scelto a vedere la partita, ma ragazzi delle cose... cioè quell'anno era da arrivare con 100 punti, da fare un record di punti, ma sì, una squadra allucinante senza rivali. Ma no, ma tra l'altro Tom, io ti dico, ma sai che Ventura, no, era una battuta? Era, per me era una battuta, so per te. No, io me lo vedo Giampiero. Giampiero che... Io non capisco allora perché non abbiano puntato ancora su Agostini. Cioè, non capisco. Allora, questa apparizione di Agostini, messo lì, poverino, cosa ne può, povero Agostini, e sparisce dalla... Non lo so. Non capisco. Anzi, si è rovinato anche la carriera, per questa sentenza. Poteva essere anche... Visto che molti fanno... Io ho visto il primo tempo e ahimè ho visto gli ultimi 10 minuti di Cagliari-Inter, la semifinale del campionato primavera, dove abbiamo dominato nel primo tempo e poi fisicamente nel secondo ci hanno distrutto. Dei cambi assurdi, va sì, detto. Poi aver giocato proprio in difesa gli ultimi... Cioè, ce la siamo un po' anche cercata. Però ho visto qualche giocatore veramente interessante. Come si chiama? Luvumbo? Sì. Quello lì è un bel... Cioè, tenersi Agostini... sarebbe stato anche il trade union giusto
tra questi ragazzi della primavera, quelli buoni, quei due o tre, a parte, vabbè, Obert, che vabbè ha già giocato, e anche Kurfalidis, che loro secondo me sono già dei giocatori che, secondo, anzi, avrebbero potuto avere molto più spazio quest'anno già, come miracolosamente è andato ad Altare e abbiamo visto che cavolo di giocatore avevamo lì. Cioè, ti piace Altare, Fabio? Io quando tu parli di Altare mi si illumina il cuore, perché questi ragazzi che vedi proprio grande Giorgione, no, però sono giocatori che vengono, dimmi no, ma è una cosa, guarda, io ti giuro, io parlo veramente col cuore in mano quando parlo di Altare, ma si vede, io veramente mi è innamorato, cioè, sono visto da, cioè, è proprio uno di quelli che vedi, cazzo, io lo guardi e lo vedi veramente con uno stimolo di ammirazione ma per cazzo, questo, ti vedi questo cinghiale veramente, perché, cioè, non è neanche alto 2 metri, ma è di una onnipotenza, è enorme, è una cosa assurda, no, ma guarda, cioè, è veramente cubico, perché io a Spezia lo stadio è molto piccolo, quindi tu i giocatori li vedi proprio a 2 metri, è veramente gigante, ha i piedi un po' a tombino, vanno un po' addomesticati, però non è che adesso non vorrei fare, non tutti si possono permettere un Bonucci come difensore centrale, ecco, nel senso che la maggior parte dei difensori centrali i piedi devono averli un po' così come sono, nel senso, non è che, ma cavolo, se lo senti in aria, cioè in posizione, non sbaglia mai una posizione, e per un giocatore che fino all'altro ieri era in Olbia, in Serie C, per quello mi ricorda molto Barzagli per il discorso della posizione, ha lo stesso numero tra l'altro, quindi infatti, la reincarnazione, sì, di Barzagli, come Barzaglione. No, ma poi, no, scusate, è vero. Mi ho trovato vergognoso, adesso io la sparerò grossissima, sarò di parte, ma nei convocati delle nazionali continuo a vedere sti bagliazzi vecchi, visti e rivisti, voglio dire, Altare, cioè, ma chi ha fatto un giro di ritorno? Poi vabbè, il Cagliari è retrocesso, ma era colpa di tutti tranne che di Altare, voglio dire, cioè, vabbè, meglio per noi, non si è rischiato un infortunio in questi ritiri inutili. Quindi no, ma Altare, ecco, a livello di capitano, Fabio, che a te non ho chiesto, lo chiedo anche al buon Tommy e anzi anche a Cubi, partendo dal buon Fabio. Matti, scusa, prima di andare avanti, adesso ti provoco, Gio Pedro. Ma allora, Fabio, Gio Pedro ti piace? No. Col. No, allora non saprei. Sicuramente Gio Pedro no, e non ha dimostrato di essere un capitano, nel senso che non è stato un trascinatore. Però questo fa parte della personalità di ognuno, ecco, nel senso che forse è stata un po' una dei limiti del Cagliari di quest'anno, di pensare che un giocatore fortissimo come Gio Pedro avrebbe potuto risolvere i problemi di gioco del Cagliari, ma purtroppo non è stato così. Poi all'ultimo era veramente, secondo me molto è stato anche la partita, quei 5 minuti che ha fatto con la nazionale, che poi gli hanno detto di tutto addosso, non so per quale ragione, secondo me quella cosa lì un po' l'ha sgonfiato definitivamente. Vero. Io, cioè, sinceramente, contando che il capitano dovrebbe essere un giocatore di quelli, diciamo, che rimarranno in Serie B, noi non abbiamo un Del Piero, non abbiamo giocatori importanti, non ce ne sono più, i Matteoli, gli Zola, che dall'Inghilterra vengono a giocare. Lo leggi il mio nickname che ho in questa live? Ma io ti ho già sentito parlare di Giorgio Altare, capitano. È troppo giovane, secondo me. Troppo giovane. Potrebbe essere, sì, troppo giovane. No, io ho i capitani mete, ho Cepitelli, però Cepitelli andrà via sicuramente, però lui è stato un gran capitano, un trascinatore. Anche lui piedi a tombino, però una volta ad esempio, esatto, di testa ci dava di brutto, quando correva riusciva ad andare a riempire, vedi che c'è anche Cepitelli, rispetto guarda, per adesso io dovrei, non te ne vado a prendere perché devo alzarmi dal divano e sono vecchio, non ce la faccio, però io di là c'ho
una meravigliosa maglia replica dello scudetto degli anni 70, che, bello, che mi hanno regalato per i miei 40 anni, ormai passati da un po', e poi ho una meravigliosa maglietta autografata del Cagliari di allenamento, perché qualche anno fa, quando giocava, quando avevamo giocatori come Pinilla, cioè sta gente qua che erano dei, sì, fenomeni per noi, c'era il massaggiatore, adesso non mi ricordo come si chiama, il figa, quello che andava sempre a Gnocca, ha giocato anche a Milano. Dai, che lo sapete. Toglietemelo dalla linea, dai, quello fortissimo, che giocava in attacco. Ma non ho capito, il preparatore? O, ma il no, giocatore? Il giocatore, no, dai. Borriello? Borriello. Allora, il preparatore, il massaggiatore, allora, di Borriello era di Savona. Quando è venuto, no, a giocare a, con l'Inter, tra l'altro mi sa che quella volta lì avevamo fatto 2-2 con doppietta di Sau, dove, altro grande giocatore, Marco Sau, fortissimo, Fattolino, secondo me, forte. E mi ha fatto regalare sta maglietta, e c'ho sta maglietta che, vabbè, in realtà è dedicata a mio figlio, perché ce la dedica lui con gli autografi di Barella, Storari, cioè è carina, una cosa carina. Quindi io tra un po' tiro, bene, fuori le magliette anche io, sappiate, no? Io c'ho, posso farvi vedere questo, ma voi l'avrete letto sicuramente. Dove cavolo ce l'ho? Questo qua, aspetta, adesso non so se si vede. Questo l'avete letto? No, io non l'ho letto. Cavolo, io sì. Non avete letto questo libro? Io non l'ho letto. Non l'ho preso. Io l'ho letto. Si vede? A un certo punto. Sì, sì, allora, questo qua, per te, Matt, che sei un tifoso piemontese del Cagliari, questo qui è la bellissima storia del racconto di tutti i giocatori dello scudetto del 70 con la loro, sì, storia, scritta da Luca Telese. È un libro bellissimo, compralo perché è veramente bello. Da prendere. Cuore rosso blu, questo è da prendere, da avere, ogni cagliaritano deve avere in bacheca questo libro qua. Mi raccomando, se non l'avete preso, prendetelo e leggetelo, che è bellissimo. E vi racconta la storia del... È veramente bello. Quindi, scusate, vi ho fatto, sì, perdere tempo, ho detto una marea di cagate. Capitano, non lo so, mi verrebbe in mente di dire De Iola, perché il paese è suo, è vicino a quello dei miei genitori. E secondo me De Iola in Serie B può fare la differenza, non in Serie A. Dici? In Serie A, dici? De Iola. In Serie B fa la differenza. Sì, in Serie B è un bel giocatore. De Iola in Serie B è un bel giocatore. Grazie. Sempre coi piedi di De Iola. È un buon giocatore, in effetti. Però secondo me, cioè, nel senso, è un giocatore che, cioè, secondo me ce ne sono di tanti simili. Non è un giocatore particolare che dici, basta, cazzo, è uno che me ne fa dà un valore aggiunto. Ma sai qual è la mia idea? Cioè, benché tu possa pensare che De Iola non sembra avere il carattere del capitano, ma talmente tanto di quell'orgoglio sardo, e te lo dico da sardo, che secondo me fare il capitano in un'esperienza di Serie B lo rinforzerebbe ancora tantissimo, perché è uno che ci tiene veramente, veramente tanta la mano. Il mio discorso è questo: io vorrei un capitano che sia un capitano effettivamente perché ne so 8-10 anni. Cioè, un capitano veramente che cazzo sia un capitano. Per me il capitano non è solo una fascia, cioè il capitano deve essere veramente l'inerzia del dare anima a una squadra nel momento in cui magari non ce l'ha o cose del genere. Cioè, quest'anno il capitano è Daniele Conti. Un Daniele Conti, un Daniele Conti. Ma rimanendo ancorati ai... Cioè, ci vuole quel capitano che veramente sia un punto, diventi un punto di riferimento. Il problema è quello che io, un De Iola, cioè, quest'anno poi ci ha fatto 9 punti, gol importantissimi, miglior stagione della sua vita, un bravissimo ragazzo, ma è un ragazzo che, cioè, è poca roba a livello tecnico, cioè non puoi basare una squadra che punta qualcosa di più su De Iola. Il problema è proprio quello. E poi io ho visto quest'anno João Pedro, in qualche partita João Pedro doveva rifiatare e mettersi da parte, poi avere dei capitani che diventano troppo centrali in certe cose è controproducente. Cioè, ci vuole uno che, insomma, sappia il fatto suo, ma che in Serie A possa giocare senza avere troppe responsabilità, senza essere troppo... Per cui io andrei su Altare, è vero, giovane, verissimo, però secondo me, insomma, il fatto suo lo sa.
Cubi, bene, dai, vediamo come succederà. Matti, scusa, io ti devo... Intanto chiudiamo adesso. Chiudiamo, io voglio chiudere... No, aspetta, no, aspetta. Adesso ti fisso e nel mentre parla Cubi, vai. Cubi, il tuo capitano, solo quello. Allora, con il capitano... Prego, sì. Vada. Allora, nel capitano ho Giorgio, perché l'ho detto. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, forte e chiaro. Mi sentite? Vai, ci senti? Cubi? Mi sentite? Eia! Cubi, guarda qui! Giorgio Altare, le mie sentite, passioni, okay. E la pasticceria. Allora, come capitano, io sono con te, sono nel tuo team e sei raggiunto. Giorgio. Bravo. Sì, sì. Scelgo Giorgio e quindi niente, Giorgio, anzi però... C'è un però. Problemi di connessione dal buon Cubi che conclude con Giorgio. Quindi Giorgio, e noi concludiamo qui col video di Giorgio che dice la sua grande passione della pasticceria. Sì. Ok, quindi Giorgio, basta, sentenza definitiva. Giorgio. Tanto oggi Capo Zucca ha già detto che sarà De Iola il capitano, voglio dire. Quindi... Pensa che io speravo che Capo Zucca se ne andasse. Invece no, rimane. Io pensavo che la live di oggi fosse per annunciare o un cambio, sai, magari si defilava Giulini, robe del genere, o dire sì, si mettevano entrambi, non lo so, pensavo ci fosse un qualcosa, non questa live delle balle, che è stata veramente una super cazzola unica. Detto ciò, quasi 2 ore di live, ancora 100 spettatori, un bacione. A tutti un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi che hanno seguito la chat, un ringraziamento a tutti i ragazzi nuovi che sono entrati oggi per sparare sentenze, un ringraziamento a chi è rimasto adesso, a Fabio, se vuoi fare un saluto. Vi saluto e ci sentiamo, vi seguo. Grande, bravo Fabio. Mi raccomando, però, non sparate troppe sentenze. Non spariamo troppe sentenze. Perché invece... poi... Come? Ciao ragazzi. No, dico, bisogna stare attenti a sparare sentenze. No, quello certo. Perché poi come la regola del cetriolo globale, non so se la conoscete. No. Siete troppo giovani. Allora, cercatevi su YouTube i video del cetriolo globale di Corrado Guzzanti e poi capirete cos'è un cetriolo che vola e poi al momento sbagliato finisce nel posto dell'ultimo che se lo prende, quindi state attenti sempre a sputare sentenze, perché poi alla fine il cetriolo vi colpirà, quindi mi raccomando, il messaggio è comico, no, però siete veramente simpatici, preparati, io mi sono appassionato a seguire perché è divertente questi 15 minuti sul destino del Cagliari, cioè mi avete fatto compagnia anche nella sofferenza, perché a volte bisogna condividere i dolori e quest'anno li abbiamo dovuti condividere, ma speriamo che non sia così il prossimo anno, perché una B inizia male e finisce peggio, cioè in B se si vuole tornare subito in A, ve lo dico per esperienza, bisogna fare come nel 2016, grande squadra e si va per vincere il campionato, neanche per essere secondi. Se invece si finisce come adesso è, non scegliamo l'allenatore, non abbiamo visto mercato, si finisce molto, molto, molto male. E con questa sentenza... Bravo vi Fabio. Saluto. Vi saluto, ciao, ragazzi, Fabio. E vi seguirò. Un bacione. Allora, ciao, un abbraccio anche a voi. Anche vi ho lasciato i link in descrizione, cioè in descrizione, in chat, ve li ho spammati in chat, del buon Pietro,
di Tommy. Il buon Cubi ha una pagina Instagram e sta lanciando sentenze sulla pagina Instagram. Sbaglio? No, no, giusto. Giusto, dico bene. Va bene. Giorgio Altare, capitano, grazie a tutti. Un bacione e buonanotte. Ciao ragazzi. Buonanotte. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.